Ciao ragazzi, scusate, ma mi è successa una cosa, perciò mi è cascato un bicchiere d'acqua qui vicino al computer, cazzo. Scusate ragazzi. Ciao Daniele, ciao Faraone. Scusate ragazzi, un secondo che devo pulire, mi è cascato un bicchiere d'acqua, stavo mangiando e l'ho toccato, mi è cascato qui vicino al computer, perciò devo pulire, ok? E stasera mandava di fare una live perché ho sentito romanisti del cazzo che ancora continuano a rompere i coglioni con questo cazzo di gode Turone, specialmente Lupetto del cazzo che rompe i coglioni di merda, ma va a fare il culo cazzo, Dio cane. Continuate a rompere i coglioni con questo cazzo gode Turone, ma andate a fare il culo, Dio cane. Scusate, scusate, un minuto sono pronto, eh. Datemi un minuto solo e arrivo, ok? Che sto pulendo. Allora ragazzi, stavo parlando perché mi hanno fatto girare i coglioni perché ancora rompono i coglioni con questo gode Turone, Madonna Lupa. Ma quando a noi ci hanno rubato lo scudetto a Perugia nessuno ha detto un cazzo, eh. Non è che ci hanno fatto, non è che ci hanno fatto documentari, niente, gli è fregato un cazzo, eh. Quando ci hanno rubato lo scudetto a noi tutto a posto. Ora invece continuano ancora con questo cazzo di Turone di 50 anni fa a rompere i coglioni, ma andate a fare il culo. Porco Dio, mi è cascato un bicchiere d'acqua qui, porca Madonna, ancora mi riesce. Un secondo, ragazzi. Ma porco Dio, mi è cascato qui, cazzo. Ah, c'ho anche il cazzo del telefono qui, cazzo, porco Dio. Scusate ragazzi, ok? Cazzo. Bagnato ogni cosa. Vabbè, dai. Iniziamo, dai. Giovanni, è uno scandalo, nel frattempo stanno inventando le fiabe. Sì, ma infatti ragazzi, il problema è che sto qui, tanto dai. Rompono sempre coglione a noi, però quando ci succede qualcosa a noi, Dio cane, nessuno dice un cazzo, ragazzi. A noi ragazzi, non lo so se voi eri nati o no, ci hanno rubato uno scudetto a Perugia, porca Madonna, ma veramente rubato, eh. Nessuno ha mai detto un cazzo, mi sono sempre sbattuto i coglioni. E invece con questo cazzo gol di Turone ci stanno rompendo i coglioni da 50 anni, porca Madonna, sempre con questo cazzo gol di Turone. Ma che se ne vanno a fare in culo i romanisti e che cazzo sono? Ma mi porta una sega. Che poi dopo noi lo scudetto se li diede alla Lazio, però no a loro, cazzo. Meglio così, cazzo. Ciao Fram. Lo rubarono, via. Comunque. Dice che non sono morto, ma è vero che avevamo, mi hanno messo la moviola. Ma io questo non lo so, ma ragazzi, ma sono passati così tanti anni, che cazzo ne so. È solo che questi qui, siccome la Roma non ha mai vinto un cazzo, ragazzi, non ha mai vinto una sega, poco e niente,
E allora continuano a rompere i coglioni con questo cazzo di Turone, sempre a rompere i coglioni di loro. Loro ragazzi, quando andarono in finale di Champions League, voi non ve lo ricordate, ma loro persero 2-0, persero 2-0 in semifinale e dopo, caso strano, vinsero 3-0 a Roma, caso strano. Perché a quei tempi c'era un presidente Viola, che come tanti sanno, se hanno la mia età o giù di lì, che regalava sempre i Rolex d'oro agli arbitri. Chissà perché quando al ritorno vinsero 3-0. Persero 2-0 là a Dundee e poi a Roma vinsero 3-0. Ma guarda caso, cazzo. Ma c'è tanta gente. Com'è il signor Lupetto, che non sa un cazzo perché lui non era nemmeno là, non era nemmeno nato, però rompe i coglioni. Ma per carità, è giusto. Io, come io ho detto, io il gol del Turone, io posso anche dire che poteva essere anche valido. Però allora, te mi fai un documentario sul gol del Turone che era valido, allora fammelo anche sulla piscina di Perugia, e allora sono d'accordo. Non lo fare solo su quello di Turone, cazzo. Che è successo con la Roma, Francesco? E ragazzi, ma tanti anni fa la Roma. Lupetto non sa un cazzo perché non era nemmeno nato, ma il presidente della Roma era uno dei più grandi ladri che ci sono stati, ragazzi. Viola li fece quasi mandare in Serie B, Dio cane. Ragazzi, Viola era un ladro di merda. Regalava i Rolex da tutte le parti, ragazzi. Io metto il link qui, Luca, se vuoi entrare, perché io non so se qualcuno voleva entrare o no. Perciò, se vuoi entrare, ti metto il link. Chi vuole entrare? Basta che ci mette la faccia. Poi entra. Sì, no, ma e Lupetto sempre così mi fa girare i coglioni qualche volta perché. No, siamo amici, per l'amor di Dio. Però qualche volta è un po' rompicoglioni e dopo mi fa girare i coglioni perché, come ho detto, io ho detto, dopo che. Il gol di Turone, può darsi che anche era valido, per l'amor di Dio. Però, ragazzi, voi vi ricordate solo le cose di quell'altro, quelli contro la Juve non ve lo ricordate mai. E quello lì non è giusto, cazzo. E nel 2001, uno scandalo legato alla Lazio, ma quello fu l'anno che. Nel 2000 io me lo ricordo, che vinse con l'Inter all'ultima giornata, giusto? E lo vinse la Juve, quell'anno lì, il famoso 5 maggio, dici? Come si fa a parlare a dire di cazzate su una persona come Dino Viola? Ma te lascia perdere, ti ribatto, ma te non sai nemmeno chi cazzo era di Viola, lascia perdere, amico, lascia perdere. Ma te sei una sega chi cazzo era Dino Viola, lascia perdere. Ma ancora che parlate lì del gruppo del gol di Turone, mamma mia. Infatti quello lì, questo qui ancora vuol parlare di Dino Viola che non sa nemmeno che cazzo era che Dino Viola. Lascia perdere, amico. Ma scusa, dov'è che hanno fatto sto servizio? Su Rai 1. Ah. No, ma a me quello lì non Sì. è. A me quello lì non. Anche se c'è tante persone che hanno detto che era fuori gioco, tanti hanno detto di no, ma insomma c'è un casino che. Io ti dico sinceramente, visto così, anche a me non mi sembra fuori gioco, Luca, io te lo dico. Chiaramente, Non l'ho sapete, visto col io sono non l'ho sportivo, a me non, visto così, a me,
Però alla fine, quando diciamo il documentario è finito, hanno fatto vedere una cosa che dimostrano, così dicono loro, poi se l'hanno inventata, io quello non so. Hanno messo una linea blu e una linea bianca e dimostra che veramente Turone era fuori gioco, di pochissimo, ma era fuori gioco. Però io non so se è vero. Ma a me l'unica cosa che mi fa incazzare, Luca, come ho detto anche prima, che no, a me non mi sta bene. Te fai il documentario su questa cosa qui, mi sta Sì, bene. tutto Però peluso, fallo anche sulla merda che avete sparato noi, ci avete rubato gli scudetti a Perugia e anche a... Fallo anche lì, no, invece loro no. Ancora, vabbè. ragazzi, 81, sapete che vuol dire 81? Quanti anni cazzo sono passati? Quanti cazzo sono quasi 45 anni, ancora continuano a rompere i coglioni con questo gol di Turone, ma che vergogna. Torno subito, aspetta. Ma sì, ma infatti Faraute, quello lì che a me non... ancora dopo 40 anni continuano a far vedere questa cagata, ma andatene a fa' culo, dirlo, veramente. È una cosa vergognosa, veramente. No, su Perugia no, no. Su Perugia conta una sega. Ci rubarono lo scudetto, ci fecero giocare sulla piscina di Perugia, però quello lì andava bene, capito? Quello lì tutto a posto. Quello tutto a posto. Infatti io stavo facendo il militare. Come cazzo fai a saperlo te? Ma chi è questo Fallout? Questo qui mi sa che fa il furbino, perché come cazzo te fa sapere, come cazzo fai a sapere che io facevo il militare? Come cazzo fai a saperlo? Non è che sei uno che c'ha la doppia... Ciao Antonio, se vuoi entrare c'è il link, eh. Anzi, te lo rimetto qui. Perché a me queste cose qui che ho detto, io sono sportivo, io, come ho detto, io, avendo visto le immagini, perché era 45 anni fa, che cazzo, però vedendolo ora, diciamo che così a me mi sembra anche fuori gioco, può dare. Anche che sia fuori gioco, però questi che vengono a rompere i coglioni, però quello che ci hanno rubato a noi, quello lì non conta, quello lì va bene. Invece quello che si è fatto noi è una merda, invece quello che ci hanno rubato a noi tutto a posto, cazzo. E questo non mi sta bene a me, io. No, io non sono, prima cosa non sono del 60 a far auto, vedi, ti sbagli subito. Io non sono del 60. Sì, ma infatti immortali, a Perugia ce lo rubarono perché la partita non doveva essere giocata, perché il pallone nemmeno camminava, proprio una vergogna. Vinse il Perugia perché trovarono un tiro di merda sull'acquitrigno e vinsero loro, ma quella era una partita che non doveva essere giocata. E invece il signor pelato di merda, non faccio il nome, ma il signor pelato di merda che ha sempre odiato la Juventus, ci fece giocare per forza, capito? E così dopo, su una partita in quel modo, su un campo in quel modo, poteva vincere chiunque, qualsiasi squadra, anche se c'era una squadra di Serie D contro la Juventus, poteva vincere, perché su un campo di merda che la palla non gira, e può vincere qualsiasi squadra, ragazzi. Sì, sono il 61, sì. Ma ti hai detto il 60 prima, per quello che ti ho detto di no. No, io non ho mai detto che ero del 60, Falao. No, non sono del 60. 61 sì. Francesco, secondo te Collina era bravo come arbitro? No, contro di noi non è mai stato bravo, è stato sempre una merda. Come arbitro magari poteva essere anche bravo, però contro di noi ci ha sempre sparato la merda. Lui era un anti-juventino al 100%, te lo posso assicurare. Lo dimostrò Perugia, ragazzi. Se lui era un arbitro serio, quella partita lì non la doveva far giocare perché c'era l'acqua alta 5 centimetri sul campo, ragazzi. Quella partita lì non doveva. È inutile che. Il campionato è finito. A me sei a cazzo. Quella partita lì te non la dovevi far giocare perché c'era l'acqua alta 5 centimetri e non era un campo da far giocare una partita, ragazzi. Quella Era una partita. piscina, quella non E era un campo. ce lo rubarono, ragazzi. Lasciamo perdere. Ma però, come ho detto, a me mi sta bene. Però allora. Il documentario che hai fatto su Turone, fallo anche sulla piscina di Perugia, perché non ce lo fai lì? Lo fai solo con quello che cazzo ti pare a te e a Sai me cos'è? comunque. Sai
sai cos'è, Fra? In Italia c'è questo sentimento che cioè, chi è della Juve e poi ci sono quelli che sono contro la Juve, che sono gli altri. Aspetta. Allora, Mario Scide, siccome ti spari cazzate, io prima cosa ieri sera non ho detto che in tutto il mondo chiudono alle 12. Se ti hai sentito bene quello che ho detto io ti ho detto a Chicago, non ho detto in tutto il mondo. Se te non senti quello che ti dico io, no, sì, non venire qui a sparare cazzate, sennò ti banno subito. Capito, Mario Scide? Io ti conosco bene. Se ti hai sentito quello che ti ho detto io ti ho detto a Chicago. Se vuoi sapere l'indirizzo, te lo dico anche. Michigan Avenue, Nord 500. Ti va lì e guarda a che ora chiudono. Ma io non ho mai detto in tutto il mondo. Ti sbagli, caro Mario Scide. Vai, scusa, vai. No, dicevo che in Italia c'è chi è della Juve e poi ci sono quelli delle altre squadre che sono contro la Juve e crescono, e poi c'è l'invidia sociale, ma anche sì, calcistica, ma sì, no? Però, quindi ci sono tante cose che io, te sai come so, io sono sportivo e ammetto tutto, come ho detto, ma già a Napoli già i bambini a scuola gli insegnano che devono a dire io è merda, a dire la Juve ruba, già da bambini, quelli che da, chiaro che crescono e poi diventano i soliti napoletani, no? Perché? Perché loro nella loro esistenza hanno vinto due scudetti, forse. Oh, scusa Mario Scide, non ti avevo capito, no, ho sbagliato io. Scusa Mario Scide, ti chiedo scusa, vai. E quindi loro hanno vinto due scudetti e una Coppa UEFA grazie a Maradona, perché sennò non avrebbero mai vinto una minchia, no? E allora dicono che gli altri, sai, il classico, no? Quando uno fallisce dice che è colpa del sistema, è colpa della società, non è colpa sua. Sempre così è la storia. No, ma a me l'unica cosa che mi dispiace è che fa questi documentari dovrebbero fare per tutti, ma non solo. Ma tu dalla RAI ti aspetti un trattamento equo dalla RAI, ma stai fresco. E poi a me sai quello che mi dà fastidio, Luca, che addirittura dopo 45 anni l'hanno fatto già vedere non so quante volte. Che senso ha fare il documentario adesso? Continuano a fare vedere questa merda. Ma sai che senso ha fare vedere il documentario su Gol di Turone? A me mi dà fastidio veramente, perché l'hai fatto vedere una volta, due volte, ancora continuano. Ma sai che senso ha? No, è perché ce l'hanno contro di noi, veramente. Sì, ma sai che senso ha? Perché adesso devono rompere i coglioni, siccome c'è sta roba della penalizzazione. Sì, infatti. Allora devono condizionare l'opinione pubblica di facendo vedere, vedi, già 40 anni fa c'è stato il gol di Turone. No, è una vergogna, questo che a me, te l'ho detto, a me non mi sta bene, non è giusto così. Perché l'ho detto, poi ogni volta che capita qualcuna cosa invece... a quell'altro nessuno dice. No, dei torti a favore della Juve. Come il fatto della Salernitana e altri... Ma... Mi è franca senso. Ma il giorno dopo già non se ne parla più. Se capita la Juve, tutta la settimana vanno avanti. Francesco, posso dirti una cosa che penso in modo tranquillo e sereno, chiaro? Ma c'è problemi, Tiziano? Se mi domandi una cosa normale e tranquilla, io ti rispondo senza problemi. Basta che non mi spacchi i coglioni o mi offendi o offendi la mia famiglia, e allora non mi sta bene. Se ti mi domandi qualsiasi cosa, io ti rispondo. Poi posso avere ragione o torto, quello lì. Ma io sono una persona così. Chi mi conosce sa benissimo che io rispondo a tutti, tranquillo, senza... Dopo però a me vedere queste cose a me non mi stanno bene, perché dopo 45 anni continui a rompere i coglioni con questo cazzo di Turone, però Perugia te ne sbatti i coglioni e altre cose te ne sbatti. A me non mi stanno bene queste cose, ragazzi. Ciao Francesco, buonasera a tutti, anzi buonanotte. Buonasera. Non è giusto, ragazzi, non è giusto. Che Turone? Che Turone? L'avete visto? Sì. No, non è giusto, ragazzi. Ma ascolta, Max, ma perché il documentario di Perugia l'hanno fatto mai vedere? Non lo so, vai a spiegare a questi perché. Non è giusto. Il documentario lo devi fare, ma lo devi fare per tutti, non solo contro la Juve.
Perché le polemiche, le alimentano sempre i perdenti, ricordatelo, è normale. Sì, però mi sta bene, però se ti fai vedere un documentario dopo 45 anni e dopo a noi ci hanno fatto anche di peggio, dovresti far vedere anche quello, se sei onesto. Ma siccome in Italia l'onestà non penso che si conosce, oppure a quei livelli lì, fanno vedere solo quello che cazzo gli pare loro, e a me non mi sta bene, cazzo. Tu pensa che alla fine, poi lo dice Carlo Sassi, che non era nel infatti, senso non che era da annullare. Carlo Sassi è interista, ma sai, proprio capito, se dovesse proprio giusto lui, che avrebbe detto no, è ancora buono. Invece Carlo Sassi è tifoso interista, è il movilista, che poi con la nuova con la tecnologia quella nuova hanno fatto tutto quanto. Roberto, piacere mio. Tecnologia nuova e le regole vecchie, perché all'epoca le regole non erano come oggi, perciò tu, quando tu stavi in linea col giocatore, se stavi in linea, era fuori gioco, anche se tu stavi in mezzo più indietro, era sempre fuori gioco, ci doveva stare aria dal giocatore indietro, capisci? Era il contrario di oggi, perciò, cioè, se tu vai a fare le regole di prima come erano, perciò era fuori gioco. Cioè, ma io quello lì, Max, come ho detto anche prima, diciamo che era fuori gioco e ma però perché fai una cosa solamente contro di noi? A favore nostro non fate mai in cazzo. È quello che mi perché secondo la loro logica, secondo il loro pensiero, le squadre quelle forti hanno dato sempre fastidio. I forti stanno sulle palle. Purtroppo è quello che devi fare. Non ammettano che siamo più forti e devono attaccare se cazzate. Che devi fare? Purtroppo è così. Ma in Italia è un guaio. Il primo guaio degli italiani, Francesco, è che non c'è sportività in Italia. Esatto. Questo è il primo grande guaio da cui discendono tutti gli altri guai. Quindi chi è più bravo di te? Cioè, non c'è riconoscimento di chi è più bravo di te, capito? Allora si inventano tutte le scuse possibili e immaginabili. Io mi ricordo sin da bambino, quando andavo a vedere le partite del mio paese d'origine, in prima categoria, lì appoggiato alla retina, in mezzo a tutti quanti i grandi, la cosa più frequente che sentivo è arbitro cornuto, arbitro, 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 cioè per 90 minuti arbitro, 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 per dire, cioè è proprio connaturata nell'italiano questa cosa che se perdi non è mai colpa tua, è sempre colpa degli altri, in particolar modo dell'arbitro che viene corrotto dalla squadra che ha vinto. È così. Però una cosa, ragazzi, oltre il gol di Turone, Francesco, tu sai qual è stato l'altro episodio contestato per anni, per decenni, fin quando adesso si sono acquietate le acque, e tu sai perché? Il famoso Giuliano Ronaldo, l'arbitro Ceccarini di Livorno, che a distanza di 5 anni giura ancora di aver fischiato il giusto. Infatti con la VAR, hanno visto, con la moviola e tutto, hanno visto che in effetti quello era fallo di Ronaldo su Giuliano. Ma infatti se ti vedi avete notato che gli interisti di quell'episodio ne parlano sempre di meno? Avete notato? Perché oggi sono anche le dimostrazioni. Ma guarda, Antonio, se ti vedi, non so, se qualche partita, io ho visto qualche partita che ci sono stati lo stesso fallo identico a quello che è successo con Giuliano e Ronaldo, e hanno sempre dato la punizione alla difensore, no? Francesco, qualche partita prima l'Inter ha vinto con un calcio di rigore contro il Vicenza per un calcio in culo che ebbe Ronaldo, che non era rigore comunque, era un contrasto di gioco, gli levò una pedata sul culo, quello fece la scena, andò a te, rigore al 90° per l'Inter. Tu lo sapevi? Ne hai mai sentito parlare? No. Poi un'altra cosa, scusa Max, concludo, un'altra cosa. Molti non considerano che quell'anno l'Inter, che giocava con Galante, Colonnese e Pistone in difesa, contro una Juve che era arrivata per la terza volta consecutiva in finale di Champions League, la terza volta, quanto eravamo forti, no? Cioè, si dimenticano che loro persero due partite in casa con il Bari e con il Bologna, che furono le ultime due classificate Serie A retrocesse. Quindi voi avete perso per i cazzi vostri, che c'entrano. Ma devi pensare una cosa, che in quella partita, se tu ricordi bene, quando loro contestarono quel fallo che volevano, quel rigore, e io c'ero, Tommaso, io avevo il rigore a favore nostro, l'arbitro ci diede rigore, ti ricordi? Se capovolse la cosa, entrarono tutti in campo, entrarono, sì. E poi Del Piero la palla l'ha buttata fuori, dai, era proprio, come sbagliò appositamente, sbagliò apposta. Me lo ricordo, no, proprio, voleva proprio, diciamo,
Ecco, io, ma così non sentiamo Comunque, Tommaso Brambilla, quando morì Curi, io ero allo stadio. Era un Perugia Juventus che faceva un'acqua, veniva giù un'acqua da me, e me lo ricordo benissimo. anche quella volta, Francesco, anche quella Morì, io volta l'acqua. ero lì allo stadio. E non, guarda che lì per lì non disse un cazzo nessuno, non si seppe quando si uscì, perché lì per lì non dissero è morto Curi. La partita continuò, andò avanti, mi sembra che finì 0-0, se non ne sbaglio. E dopo, quando noi si uscì dallo stadio, che si andava verso la stazione, perché noi si prendeva sempre il treno per andare a Perugia, si sentì alla radio che disse che era morto Curi per un infarto, roba del genere. Ma noi non si sapeva il cazzo di quelli. Lì non dissero un cazzo. Ad esempio, un'altra cosa, Roberto Zaninelli ricorda il famoso gol di Mundare su cui si sono aggrappati, ma nessuno dice che quell'anno la Juve non dettero 6 rigori netti, tant'è che andarono in silenzio stampa. Allora, facciamo una cosa, diamo il gol di Mundare per buono, diamo la sconfitta alla Juve con la partita, poi ci dovete dare quei 6 rigori. E io penso che qualche rigore lo trasformavamo su 6, penso. Allora, vedete, di cosa stiamo a parlare? Ma loro si ricordano solo quello che gli fa comodo a loro. Quello che Guarda che hanno fatto bene a noi. quella partita fu annullato il gol a Matri, che era regolare, che lo ammise anche che Conte ci fu il siparietto con Ma Conte e Bova, mi però ricordo. Luca, se ricordi, Che loro si ricordano solo le cose che quell'anno fanno per noi, ci fu un guardano silenzio male. stampa della Juve, ci fu alcuni giorni di silenzio stampa, proprio perché arrivammo al sesto rigore non dato, netto, 6 rigori netti. Allora, che cazzo volete? Ma vedi che c'è il gol da montare la Coppa, poi prescinde che Allegri quel campionato l'ha buttato perché poi l'ha perso in casa con la La Fiorentina, Fiorentina. perciò alla fine tutta sta cosa, anche se avesse vinto, che poi abbiamo pareggiato quella partita poi alla fine, vero? Giusto? È stata La pareggiata. partita la pareggiamo, sì. Abbiamo pareggiato, sì, magari sarebbe andata, però alla fine, noi vinsimo il campionato non so con quanti punti, però alla fine l'avrebbero buttato uguale perché persero con la Fiorentina, fecero due partite e merda alla fine. Allegri perse quello scudetto perché, come al solito. Come al solito è un Come al cagasotto. solito, lui si basava solo sul portiere e sull'attaccante, che era Ibrahimovic al meglio all'epoca. Guarda caso. Tant'è che i milanisti, dopo quella sconfitta, l'hanno voluto mandare via, non l'hanno più voluto loro. A loro non è tornato Allegri, Max, da noi è tornato. Purtroppo che vuoi fare? C'è qualcuno che è innamorato, purtroppo l'amore, Vabbè, qualcuno i sentimenti non puoi l'amore avere, sì, non si può fare niente con i sentimenti, non Max, si fa sai, eh. nulla. No, purtroppo noi non possiamo parlare perché la Juve ruba, non abbiamo diritto a parlare noi, la Juve ruba, ormai ci vuole, sono insegnati anche i bambini. Ma questa è una storia che va, ma normale le squadre forti, poi in Italia, hai visto che ha detto, se tu hai visto stasera il programma, alla fine c'è sta pure Ferrari, l'attore, che dice, ma scusate una cosa, dice, ma fammi capire, la Juve ruba, ma cioè, quanti scudetti può rubare? 4, 5, 10 ne ha rubati? Cioè, Ne avevo 40. una ventina più di voi, ma stai zitto, ma stai zitto, ha detto, cioè, capisci cosa voglio dire, ma stai zitto, dovresti da Appunto, solo tu che ci credi zitto. devono fare gli arroganti. Io a chi faccio, scusa, quanti scudetti vuoi? Di quanti ne vuoi? 3, 4, tieni, tu un altro, quanti ne vuoi? Già Cioè, ne avevo 40. aveva rubato, allora se ne abbiamo 39 di scudetti, ma pure che ne abbiamo rubati 20, ne abbiamo sempre più, siamo a pari all'Inter, e perché loro non l'hanno rubati poi l'Inter mila qualcuno, no? Dai, tu fammi seri, loro devono sempre, normale, se devono, la Volpe diceva che non ci arriva e cerpa, cerpa. Io davanti al grande Milan di Sacchi e Capello chino la testa, per l'amor di Dio. Ma quante volte al 90esimo cross di Donadoni, pala per Van Basten, rigore. Al 90esimo il Milan pareggiava le partite, dove era in difficoltà. Mai nessuno, Io che io mi sono messo a dire no, no, Milan ruba, mi sono messo a dire. Si dà rigore. cioè, la Juve è vero che ha avuto sempre giocatori più forti. È stata la squadra che quando usciva fuori da comprava giocatori più forti. È normale che era forte per quello. Ma Gabriele, io, Gabriele, vedi Gabriele, Scotti per esempio, evidenzialo Francesco, Gabriele Scotti evidenzia quello che è il problema dell'italiano che ti ho detto poco fa, stanno sempre a pensare alle ruberie, il ladro, ladrata, non questo. Gabriele Scotti prima, scusa Francesco, due messaggi prima. Fu una ladrata,
Perché loro, capito, loro hanno sempre il concetto che si ruba il ladro, la ladrata, invece di dire magari che può essere stato anche uno sbaglio dell'arbitro. Come è stato uno sbaglio dell'arbitro se i rigori non dati a noi quell'anno? Che noi, cos'è quello che non è una ladrata? Quando succede a loro, ha sbagliato l'arbitro, non ha sbagliato. Dai. Capito? No, no, dico quando succede a noi, siamo ladri. Quando succede a loro, si è sbagliato l'altro. Sei di Corinetti, cosa sono stati quelli? Quello sono stati una latrata, vero Gabriele? Ah, vabbè, purtroppo è così, Francesco. C'è, capito? Ormai c'è la cultura del ladro. Tu rubi, capito? Rubi. No, ma infatti a me. Perché siamo una nazione, ma perché siamo una nazione di ladri? Quindi come? Sì, di politica, le donne, noi siamo una nazione di ladri. Sai che mi fa incazzare a me spesso, volentieri, anche se siamo amici, Lupetto, perché Lupetto a me mi fa incazzare tante volte. Perché io sta bene, ma fa incazzare la merda. E dopo a me mi fa girare i coglioni, anche se siamo amici. Però a me dopo mi fa girare i coglioni, perché dopo quando io gli dico di Viola, che lui non sa un cazzo, che non era nemmeno nato, quando la Roma andò in finale di Coppa dei Campioni, che lui non era nemmeno sulle palle del suo babbo, che persero 2-0 e poi vinsero 3-0 a Roma con discussioni, allora quello lì tutto a posto. Quello tutto a posto. Ma tu ricordati che loro hanno vinto uno scudetto con Nakata, che non ci doveva stare, anche quello non ci doveva stare, perché non se non fosse successo a noi che un giocatore squalificato, madonna mia. Quello, allora, quando è successo il fatto di come si chiama di quello che doveva venire dal coso Suarez, ti ricordi che manco poi loro proprio quel giocatore, sia l'Inter che la Roma, non dovevano proprio giocare, dovevano essere manco catalogati nelle squadre. Cioè, allora tutto a posto, ma allora vedi se fanno le leggi. Scusate, Tiziano Rossi insieme a Gabriele Scotti, Buffon cosa doveva fare in quel momento? Perché la palla aveva marcato la linea, doveva lasciarla andare, ormai è gol. Un portiere distinto, non avete mai giocato in porta, un portiere distinto la prende la palla. La prende sempre, ragazzi, anche se dentro, ragazzi. È vero, però la palla sì, era dentro dei 2 metri. Ma la palla sta, nessuno l'ha detto che la palla non era dentro. No. Quello era gol, ragazzi, sì, la palla. Ma quella fu una cosa evidenziale, chiaramente. La Juve, quella partita. Ma perché tutti col gol di Muntari e il gol di Matri, no, nella stessa partita? No, lì non è... Perché prima arriva quello del gol, dopo arriva quell'altro. Perciò, Sempre 2 gol regolari annullati sono. Luca, ripeto, io a costo di essere noioso, quell'anno non ci hanno dato 6 rigori netti, non cacasso di cazzo, riconosciuti, da VAR e tutto, 6 rigori. Allora, cosa volete? Altro che gol di Muntari. Abbiamo detto tutti che la palla era lì. Abbiamo vinto il campionato con 10 punti avanti al Milan, 12 avremmo vinto. Tiziano Rossi deve essere un po' ritardato, deve essere. Un uomo vero ammette che la palla è dentro 2 metri e un quarto. Io penso che era gol, tanto voi. Abbiamo certo detto tutti che a prescindere che dalla linea della cosa fino a fondo alla rete è 1,5 metri, uno, non 2 metri, e poi era entrata di 0,5 metro la palla, e quello è vero, però col pallone davanti e il guardialine dietro era entrata. Che c'entra Tiziano Rossi? Ma te l'ha detto, ascolta, Tiziano Rossi, te l'ha detto appena ora il signor Antonio. Quando te giochi in porta, anche se la palla va dentro, ma te lo puoi domandare a qualsiasi portiere, ti provi sempre a rimetterla a mezzo. Dopo, se ti danno gol, fine, ma te ci provi sempre. Lo farebbe qualsiasi portiere. Se te non hai mai giocato al calcio, adesso l'ho capito, Tiziano. Lui dice: Buffon avrebbe dovuto dire dopo. In interviste, guardate che con la palla era dentro, devo ammettere, non è stato sportivo. Sì, ma anche vedi, Antonio, anche lì è una cosa che è difficile, perché se gli dà un gol, sì, ma non avendo dato il gol, io penso che anche altri portieri avrebbero detto, ma io non lo so, io l'ho preso. Infatti, comunque. Non è che disse che non era go, disse l'ho parlato, l'ho buttato, sono una sigla se era go o no. Non tocca a me dire se era go, tocca a qualcun altro. Ragazzi, il portiere, qualsiasi portiere avrebbe. Comunque, ragazzi, voi non so se lo sapete, a fine di quella stagione, di quel campionato, è stata fatta la cosiddetta classifica virtuale. Lo so, Francesco, è una classifica dei sei e dei ma.
che però in quel caso ha scagionato la Juve, perché hanno fatto la classifica al netto di tutti gli errori arbitrali. Sapete come cosa diceva quella classifica? Che la Juve era avanti al Milan più dei punti che ha fatto nel campionato, ancora più avanti. Quindi ho capito, Maricino, ma te non hai capito, anche se lui era sicuro che era entrata, quando te vai davanti alle telecamere, la dinamica di quei... era entrata, lo capisci? Vanno a vedere la dinamica, fu una cosa proprio, il portiere si butta, non è che è chiaro che il portiere si butta sempre. Quando sta lì, mostra, guarda, aspetta, sto così, vedo, è entrata, ma tu qui stai tutto per la cosa che ti metti a guardare. Ma chi cazzo non ha giocato al pallone non lo sa che queste cose qui. Non l'ha vista, ma quello magari ne ha vista veramente, pensa che provi sempre a ributtarla a mezzo. Allora ragazzi, si è svuoto tutto in una frazione di secondo, lui si è buttato, ha preso la palla, questo da poltrone è comodo vederlo tutto quanto, ma quando con la moviola, piano piano. È normale, tutto a posto. Poi ragazzi, secondo me il guardialine stava di spalle a Buffon, è stato ingannato dalla copertura del Buffon, secondo me, ecco perché se no avrebbe alzato e dice go. Ragazzi, se poi lui se ne è accorto e ha fatto lo gnorri, rimane a lui e alla sua coscienza, ragazzi, che vi devo dire? Antonio, l'avrebbe fatto qualsiasi portiere lì, te lo posso assicurare, perché giocando in porta, io ho giocato 30 anni, non sai quante volte ho provato a rimettere la palla che entra dentro, altro che è una cosa ascolta Antonio, è una cosa anche di istinto, non è che quando ti va lì c'è la palla, provi sempre, ho giocato anch'io portiere, sai quanti falli ho fatto in aria sugli attaccanti, ho fatto tutto il fatto di per terra senza toccare la palla, ho fatto è una cosa che uno vuol rubare. E dopo chiaramente quando vai davanti alle telecamere non è che ti puoi dire sì, ho visto che la GoPro, è chiaro che lui risponde come meglio si sente, come farebbero tutti qualsiasi portiere, ragazzi. Cioè ragazzi, poi nel momento in cui vedrò un portiere che prende la palla, ferma tutti, dice all'arbitro è gol. Allora a quel punto danno il premio mondiale, cos'è, FIFA Fair Play, cos'è che gli danno? Anche adesso che c'è la goal line technology, Luca, è distinto che te lo fa fare. Quindi è una cosa, ma tutti i portieri, non solo la Juve, tutti i portieri. Ma poi ragazzi, anche l'anno in cui poi è scoppiata a Calciopoli, voi vi ricordate che anche quando la Juve incontrava ogni squadra, si fischiava un fallo laterale, un calcio di punizione fra la Juve, stanno gli avversari incarogniti che perché c'era già, si era instaurato proprio un clima ormai di sospetti, di veleni, di... Sono prevenuti, punto. Di prevenzione, erano prevenuti, ormai. Quello è malattia, questo si chiama una malattia mentale. Sono malattie mentali, perché uno si dovrebbe curare prima di aprire bocca. La stessa cosa della politica, perché la politica c'è un confronto sereno, c'è un confronto che sia rispettoso. No, il gol era buono, quell'altro non lo so, perché veramente è difficile da vedere. Cioè, poi hanno fatto vedere con la tecnologia quella dell'86, questo quando era... che con i pupazzetti, dico, ma che roba è sta cosa, ma dai, la tecnologia Tommaso è ricordato bene, hanno fatto vedere che era fuori gioco, perché anche se tu stai in linea è fuori gioco, all'epoca era fuori gioco, punto, basta. Sì, ma ripeto, ma non è in linea, tutte le volte che la Juve ha qualche cosa contro che non va bene, appunto, che può creare scandalo, lì non parla nessuno, viene subito dimenticato, tutto a posto, è così, da là si vede la malafede. Sì, ho visto che è tornata, ho visto. Chi è sta Valentina? Una che è tornata, prima sputa merda, poi se ne va, poi ritorna e tutto a posto e poi risputa merda. Ma che cazzo torni a fa qua? Ma che è la tua vicina di casa, Max? È la tua vicina di casa? No, per carità, ho avuto a che fare un periodo, ma alla larga proprio da certa gente, veramente. Gente, secondo me, malata. Gente tipo i tifosi, così. Questa è una... tipo come il tifoso, ma non è malato di mente, ecco, spara cazzate, spara cose, tutto è tutto contro, è tutto brutto, tutto fa male, tutto lo stesso. Adesso questa trasmissione che hanno fatto, a poi cosa succede, anche per rispondere a Francesco, non so se mi sta sentendo Francesco, poi che succede, siccome
la Juve che ruba è un argomento che tira molto, allora tutti ci mangiano su, fanno trasmissioni. Poi adesso che siamo in clima di pandemia, guarda caso, oggi, ah ragazzi, guardate caso, oggi c'è, mi pare, la sentenza per il processo penale, quello del Prisma, oggi 27, per dire. Guarda, Ma guarda caso non fanno, proprio adesso fanno questa trasmissione, perché tira, la cosa tira. Ci mangiano. purtroppo, Comunque io vi voglio fare, voglio aprire un altro discorso, perché oggi sinceramente sono rimasto proprio male. Ma perché l'Italia si deve andare a ridursi in questa maniera, a chiamare questi giocatori che non valgono un cazzo, che giocano in Germania? Ma per quale motivo? Io questo non riesco a capirlo, cazzo. Fai giocare in nazionale Grifo, che non è buono un cazzo, quell'altro Gnonto. Ragazzi, io non. no, Gnonto è bravo, dai, l'ho visto giocare, non è Sì, male. ma ascolta Antonio, io ti posso dire quello che penso io, poi può darsi che sbaglio, non, io ti dico la mia opinione. Io penso che se il signor Mancini, invece di andare a vedere in Inghilterra, andasse a Frosinone o a Catanzaro o da quelle altre parti, io penso che potrebbe trovare i giocatori meglio di questi qui. Ma Perché. sai perché Mancini sta facendo No, queste va bene. convocazioni, Francesco? Ne hanno parlato, Francesco, c'è anche un altro motivo dietro. Lui lo sta facendo apposta per provocare. Allora, questo io non lo sapevo, questo è un altro discorso. Lui sta facendo apposta proprio per polemizzare per il fatto che i giovani in Italia, ed è vero, noi abbiamo un maestro nel settore, in panchina, i giovani non vengono valorizzati, non vengono più messi in campo, capito? Quindi sì, ci si attacca agli stranieri, che molte volte non sono neanche sto granché. Sì, però ascolta, Antonio, io sono sicuro che se lui andasse a vedere anche in Serie B o anche in Serie C, ci sono dei ragazzi che sono molto meglio di questi che lui ha chiamato. Dopo, se c'è altri, ci sono altre cose sotto, come hai detto te, allora mi sta bene. Ma se no, Lui, secondo ragazzi, me, hanno detto ragazzi. che lo fa anche con il fine di provocare, di far Allora emergere proprio il problema, capito? Perché è invece io sono costretto un ad altro andare discorso, all'estero, allora, perché se no andare a ragazzi. prendere gli oriundi, retegui, retegui Ora un diciamo questo qui che ha fatto gol ieri anche l'altra oriundo. volta, Retegui, ragazzi, e ma quel Grifo, quello è vergognoso, ragazzi, ma quello lì, vabbè. ma Sì, però mettere la maglia 10 dall'Agnonto, porca bravo, puttana. anche quello non mi Ma sta porca bene, perché puttana, una dai. maglia della nazionale che l'ha portata Rivera, Ma ti Mazzola, ripeto, a me suona di ragazzi, provocazione, ragazzi. la dai. Francesca, stai laggando un po', Francesca. Ah no, adesso non più. Perché Cosa? adesso No, hai laggato un po', ti bloccavi un po', adesso non più. Oh, non so perché lui. No, Teri, un nuovo violito. Poi Non ragazzi, so se perché. l'oriundo in questione è uno fortissimo, ci sta che lo Ma convochi, infatti, come è era fortissimo. Camoranesi, come era Gentile, e allora mi sta bene, ma questi qui, ragazzi, questi fa. Quel Grifo si è mangiato un gol davanti alla porta sola. Io Retegui dicono che sia penso. fortissimo, non lo so, adesso vedremo. Dai, ti ha fatto sta che ha già segnato appena giocato una partita. Sei incazzato sul discorso di Forteventura, dove, in base a cosa sei incazzato? Così, uno è incazzato per il motivo. Max, sono Ragazzi, non abbastanza provocate incazzato per il Max, discorso di ragazzi, fate i bravi. Forteventura. Ci ho No, uno messo la si incazza, ci sarà un motivo perché è incazzato. Uno dopo quello bocca. che Io capisco. non ci metto bocca su questo perché non so niente, Fatto no, sta perché che Paolo non lo Telli ha rilasciato l'intervista, certo lui è l'ultimo che dovrebbe parlare, testa di cazzo, sì, peccato. sì, E dice no, infatti. no, in Italia ci sono gli attaccati, sono anche forti. Sì, certo. Ma no, Attaccati lui. italiani indigeni, diciamo, no? Del posto. Ma è Tommaso Brambilla, Non questo tanto qui è che è forte, forte, te. sarà anche forte. Con Matta, ragazzi, giocare con Matta. Ora non lo so, io l'ho visto una volta sola. Non, Però ma io, ragazzi. ragazzi, stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni che conosce solo la realtà sudamericana, anzi solo la realtà argentina. Argentina, Qua, esatto. capito? Anche se il calcio in Argentina, sì, è un po' simile a quello italiano, però le difese, sai, cioè, Sta secondo diventando una me vergogna, dovrebbe giocare ma in Italia. forti, scusa, vergogna di che cosa? Ma forti oh, soggetto, vergogna di che cosa? Perché così io dire è una vergogna di che? stiamo parlando. E se vuoi entrare, ascolta, chi è? Ciccio Rossi.
se vuoi entrare parli con Max, ti metto il link. L'ha scritto, e... l'ha scritto sopra. Diventerà... quello che non capivo, vergogna di che cosa. L'ha scritto sopra, Max, l'ha scritto sopra. Dice, vogliamo affitti, parlare affitti, degli affitti arrivati... vogliamo parlare di affitti arrivati a 1500 euro. Beh, qual è il problema? Ragazzi, scusa. Ma quello lì, quello qua, quella zona lì, una zona di mare, cazzo. Non sai perché fanno gli affitti così alti? Per non far venire le merde, per non far venire quelli che i morti di fame. Cioè, ecco perché li fanno così alti. Così le merde, chi non c'ha soldi, prova, ho fatto un video l'altro giorno, crea problemi. Perciò gli affitti devono essere, no, 1500. 5.000 io ho speso più di 2.000 euro. Io ho speso più di 2.000 euro in una settimana in Sardegna per portare mia figlia in Sardegna che ci tenevo. Una settimana, questo sono 1.500 euro. 4 settimane a me non sembra. Ma lascia perdere, ma sta a parlare con certi scemi. Lascia stare, c'è una vergogna. Ma non c'è venire, state nell'altra parte. State circa 1.500 al mese l'affitto d'estate? Sì, ma ragazzi, ma una zona di mare. Dove è Max? No, perché loro lo vanno a pagare 300-400 al massimo, vorrebbero fare questo. Ma statevene a casa, no? Statevene a casa, non c'è venuto a Forte Ventura, stavo più largo, stavo pure meglio. No, cioè, io, i soldoni. Mi ricordo una cosa. Per andare in vacanza, nel 2009, guarda, nel 2009, 10, 11, 12, più o meno, le affitti si erano abbassate perché c'era stata la crisi, una forte crisi. E allora, quel periodo là è arrivata la peggio fogna che esiste nel mondo, proprio gli italiani. Lo fanno per fare una selezione. 50, 300, 400, 500 al massimo potevi pagare un affitto. Adesso hanno capito che quando fa bassi questi prezzi, arriva la fogna. Poi c'è sta qualcuno che arriva e trova un prezzo magari adeguato perché hai conosciuto, conosci qualcuno che ti ha affidato, sei fortunato, cioè, e poi comincia a sparlare un'altra volta. Ma statene a casa, ma non ci venire, statene a casa, ma io comunque, ragazzi, vi posso dire una cosa. Voi andate a vedere quanto, io non lo so, io dico così, quanto costano gli affitti. Voi andate a Rimini nell'estate, perché per dire dove vive Max è sempre estate, diciamo. Voi andate a vedere a Rimini quanto costa un appartamento per un mese. Andate a vedere quanto costa. Io non penso che costa meno di 1.500 dollari al mese. Io penso che costa molto di più. Non lo so, sai, perché non Rimini non ci sono. Ma io te lo dico io, perché io sono andato a Rimini molte volte. E io ti dico, se ti prendi un appartamento a Rimini per un mese, nelle zone chiaramente, non d'inverno, nelle zone di mare, vedrai che ti sparano 2.500-3.000 dollari al mese. Te lo posso dove c'è un mare di merda, ci sono solo le attrazioni. Vabbè, le no, perché c'è un mare di merda, è solo perché ci sono le attrazioni là, no? Sì, ma quello lì, quello mare di merda. Su quello sono d'accordo con te, però nelle zone balneari, ragazzi, specialmente, quando arrivi a prendere un affitto di un mese, ti sparano. Ma dove è andato Max? Non lo so. Sì, ma Roberto, dicono che Roberto, a Milano certo che sono alti gli affitti, stai parlando di Milano, che è la capitale economica dell'Italia, cioè ha un senso, capito? Certo che costano, devi vedere quanto costano le case, cazzo, a Milano. Ma comunque sì, dicono, a me non mi dicono, sì, ma Francesco, dicono, a me non mi dice niente. Dicono che gli italiani fanno la cresta sopra riaffittando ai prezzi più alti. Io questo non lo so, però dicono, a me non... Oh, scusa Max, aspetta, lo rimetto. Dicono, a me non mi interessa niente, dicono. È come il Selma, la stessa cosa. Dicono, portami le prove, allora se ne discute. Dicono, a me mi dice il cazzo. Vabbè. Questo dice Valentina, sì, vabbè, se ti ascolti quella lì. Francesco, dicono il gol di Turone, dicono. Francesco, questi qui stanno a sentire quella lì, io l'ho sentita un paio di volte, ragazzi, lasciate perdere. Francesco, dicono. Io non è che voglio dare ragione a Max, però io l'ho sentita quella lì, ragazzi, lasciate perdere. A proposito dicono, Francesco, dicono il gol di Turone, dicono. Dicono che non era fuori gioco, dicono però. A Milano, ragazzi, 500 euro per una stanza. Uno, allora, qualsiasi persona può dire quello che gli pare. Allora, io, siccome ci vivo da 22 anni qua e so come funziona la vita qua e so com'è, cioè la persona che ci ha vissuto 2 anni e poi se n'è andata con la coda in mezzo alle gambe è differente, capito? E poi ritorna, ha sputato merda, gli sputi merda e ci ritorni. No, se uno sputa merda, che cazzo ci torni a fare?
cioè se pure passi pure per, come si dice, per una che non vale, nel senso, per una che dici puttanate, pensa a quelli che la seguono. Cioè tu hai sparato merda qua, sei tornato in Italia, hai sparato merda qua e poi ci ritorni a vivere. Cioè, ma non sei credibile, ma è quello che ti... ritornata a vivere lì ora? Cioè non sei credibile, cioè, hai capito che ti voglio dire? Cioè non sei proprio credibile, se passi proprio per una scema, per una matta, è quello che dico io. Cioè tu pia e poi ci ritorni pure. E poi dici no, l'affitto è qua. Ma magari 10.000 euro al mese devono mettere l'affitto, così vengono più sta gente. Io non conosco questa signora. E però mi sembra di ricordare il famoso proverbio: chi disprezza compra, no? Esatto, Antonio. Bravo. Se uno non c'è sempre, non è basta. Ma io non parlerei mai male dov'è. Allora, io faccio sempre gli affronti. Voi dovete anche tenere conto l'Italia, non che parlo male dell'Italia, parlo male su nel senso, cioè, ho detto l'altro giorno, ho detto, ma fammi capire, qui allora era 20 giorni che andavo a Porto del Rosario, sono andato a Porto, stavano a rifare la strada quella che porta giù, che stava bene, cioè non c'aveva buche, ristavano a far mantello stradale. In Italia quella strada che hanno sistemato era lusso per l'Italia, pensa come sta qua. Cioè capisci che voglio dire? Ogni tanto rompono le strade, dice, ma che sono matti a parte asfalto? No, ogni tanto lo fanno, ancora adesso rompono le strade buone per tramare. Ma poi ragazzi, voi non avete considerato un'altra cosa. La vita, io non so dove vivi te. No amico. Ragazzi, perché guardate che 1.500 euro al mese, no, in una zona di mare, li paghi da tutte le parti. Te l'ho detto, Frangelo, io ho pagato, ho sono stati 2.000 euro a Tommaso Brambilla. 2.000 euro una settimana in Sardegna. No, se te ha mai citato, sei mai... Allora, vedi che c'è il problema, qui affittano al adesso. Mese, ragazzi. Affittano per le vacanze la maggior parte, pure chi magari c'aveva un appartamento, perché... Se tu l'affitti, allora è normale che se io l'affitto per vacanze guadagno, che ne so, su un appartamento almeno 2.000 euro al mese, se l'affitto per le vacanze. Se l'affitti normale, è normale che tu quanto vuoi chiedere? Se vuoi fare onesto, 600-700 euro, puoi essere onesti, al mese. Però purtroppo non gliene frega un cazzo, perché io sai che c'è, 600-700 euro, vi posso fare pure una settimana, ma sti cazzi. Ma non sai un cazzo di... Cioè, ma poi a Milano, ma poi Max, mi fai dire una cosa? Ragazzi, anche quando voi vi lamentate sui prezzi, voi dovete sapere che c'è la legge della domanda e dell'offerta. Certo. Se i prezzi salgono, significa che c'è più domanda. È chiaro che il prezzo deve salire, ragazzi, è normale. Vuol dire che la zona è bella, è richiesta, è rinomata. Certo. Penso. Ma scusa, scusa Antonio, io non so se hai visto l'altra live. C'è la mia amica che vive a Chicago. Lo sai quanto paga lei a mese a Chicago downtown? Già mi immagino, Chicago, figurati. 2.800... dollari al mese, 2.800 E ti posso dire una cosa, Frangè, visto che si tratta di Chicago, non è poco, ma non è neanche tanto. Cioè... No, ma lei vive su un po'. Però lei ha un lavoro buono che guadagna sacco di soldi, gliene frega il cazzo. Però lei paga 2.800 dollari al mese, ragazzi. Porco Dio, sono quasi 3 canne al mese. E non è sulla zona di mare, sì, c'è il lago, però non è come la mare. Capito? Chi ha detto Sardegna? Dove sono? Nel 92. Io sono stato in Sardegna un mese in vacanza a Castel Sardo. Spesi in quel mese 10 milioni spesi, 10 milioni. Hai detto caso, 5.000 euro rivalutati e più da adesso. 10 milioni. Trovai una villetta con due camere all'epoca a 5, quasi 4 milioni, quasi 4 milioni, 4 milioni diciamo, in un mese. Poi è normale, se è un mese compri da mangiare. Costa. E ho detto, con questi soldi ci facevo 3 mesi in Sicilia. 3 mesi. Giusto. Ho detto, e poi non solo, e non ha avuto, perché era, sai, una Monsardegna, il mare, che poi in Sicilia il mare è uguale alla Sardegna, e non solo, non c'è quello che c'è in Sicilia, la Sicilia offre molto di più, se andiamo a vedere. Perciò io ho detto, mai più, dico, a questo punto devo andare a fare. Ristoranti, che magari lì c'erano 50 euro, 50.000 lire a persona, in Sicilia le stesse cose che mangiavi, potevi pagare magari 20.000 lire. Cioè, capisci cosa voglio dire? Basta, ho detto. E c'è più cultura, più roba da vedere, c'è stato più cazzo in Sicilia. Ma no, Gabriele, allora io, Max, ti dico una cosa, confermo quello che ha detto Max, perché io sono stato sia in Sicilia che in Sardegna.
Allora, io in Sardegna ci sono andato più che altro per far contenta mia figlia, che voleva capire vedere com'è la Sardegna, il mare, insomma, siamo stati in un residence con tutte le comodità, lì abbiamo pagato. Ma forse non avete capito. Allora, Aspetta, purtroppo, allora. siamo stati in un residence neanche tutto sto lusso. Eppure tra una cosa e l'altra, viaggio, eccetera, se ne sono andati C'è più di 2000 stata euro, ragazzi. un'intervista di fanpage su YouTube, non so se c'è sta ancora, di uno che stava a Tenerife, che è vissuto per 8 anni a Tenerife e è stato costretto ad andarsene via. Se n'è andato in Tunisia perché i prezzi a Tenerife sono aumentati. Dice: io come pensionato, quello che c'ho, non mi posso più permettere di vivere là. Me ne sono dovuto andare perché è aumentato tutto. Prezzi da magnà, tutto quanto. Cioè, che cazzo fai? Dice che rimango qua, non mi basta più Più per di vivere euro, quello certo. stipendio. È normale, te ne vai, che cazzo devi fare? Sei andato in Tunisia, ha trovato un posto, ecco, andatevene in Tunisia, se gli costa troppo, fate come lui, io non è che penso a dire, ah, qua, non te devi lamentare, alzi i tacchi e te ne vai. Io faccio così, io non è che mi lamento. A me l'Italia non mi dava più, non mi piaceva più, ho detto, sta roba qua non mi piace più, me ne vado, perché no, non faceva più parte d'essere italiani. Siccome vi trattano di merda e pensate che dalle altre parti vi devono trattare come vi trattano in Italia, non è così. Ok? Così funziona. Siccome l'Italia è abituata a fare come cazzo gli pare, e se pensa di venire qui a fare come, ah, ammazza, alzata. Poi si lamentano, ammazza, alzato questo, alzato quello. Che cazzo vuoi? Vattene, che cazzo vuoi? Non ho capito. Cioè, ma che cazzo vuoi parlare? Vattene. Perché stai qua? Perché non te ne vai? Non ho capito. Lo so, la vita è aumentata, costa di più. Questo perché? Perché il turismo va alla grande, diceva la Benedetta, è spianato, ma manco per cazzo è spianato. Qui i turisti arrivano a flotte, a milioni arrivano di turismo, come qua prima della pandemia. Non è spianato un cazzo, qui si lavora, tutti No, lavorano, Salvo, non sei bannato, ti leggiamo, non sei ma bannato. ragazzi, Tutti lavorano. è la stessa cosa che ho detto prima, ragazzi, la domanda è l'offerta, la domanda è alta, perché la zona è ambita, ecco perché l'offerta, ecco perché poi sale il prezzo, è chiaro? Oh, io Francesco, non lo so, ho pagato più una settimana in Sardegna che non una settimana a Rodi, in Grecia, e lì ti dico una cosa, a Rodi ho fatto il signore, Francesco, ho fatto il signore veramente. Ho speso più lì che non in Sardegna, sono andato in un residence un po' più, capito Francesco? Perché costavano. La Sardegna costa, ragà. Mi sembra normale, mi sembra normale, sì, per me è normale. Io ho casa mia, se vai a affittare, io ho preso casa, ho casa qua sotto, ci ho messo l'operaio perché proprio per questo fatto che sto aumentando gli affitti e l'ho messa la casa a due operai, perché normale, 2 camere da letto, un operaio e un operaio. Perché è normale che tu se vieni a lavorare qua e devi pagare 1.500 euro e ne guadagni 1.500, non puoi che lavorare per pagarti un affitto, È chiaro, capito? Però io, a me va bene così, non me ne frega un cazzo, è meglio levarsi la marmaglia che può creare problemi, perché ricordate una cosa, quando arrivano i zingari creano problemi. Cioè, capisci che te lo dico? Tu vai a Monte Carlo non esistono i zingari, tutta gente miliardaria, qua e il zingari non non c'è esiste mai un più. cazzo di problema a Ma Monte è chiaro, si fa Carlo. una selezione, dai Vanno, ragazzi. i morti dei farmaci sarà sempre problema, ricordatevelo, ok? Cioè, qui vanno Io in modo che in vengono 35 anni non ho mai tutte visto lo le cose, se no i morti dei zingaro. farmaci cagano il cazzo, ecco. Capito? Cioè, questo io anzi lo dicevo pure all'epoca. Fuerteventura dovrebbe essere l'elite delle Canarie, perché non solo non ci stanno tanti appartamenti, perché siamo 130.000 abitanti, un'isola grande come Gran Canaria c'ha 1 milione di abitanti, cioè Gran Canaria c'ha 1 milione di abitanti e noi ce ne abbiamo 130.000. Significa che siamo 8 volte meno i residenti di Gran Canaria. Sai che significa? Significa che se facciamo 5 milioni di turisti e ne fanno 5 loro, cioè noi navighiamo nell'oro e loro navigano nella merda, perché devi dividere per 1 milione tutto il dividendo di quello che fai, dell'isola che ti porta, capisci? Cioè qui sta pure l'intelligenza del comune, delle persone che stanno qua e tutto qua. E alzi i prezzi, purtroppo funziona così. Come i giocatori, ammazza i giocatori, quello gli danno 500 milioni, a quello, ma glieli danno, che cazzo vuoi? Ragazzi, La ve lo cartellissetta, ma dice uno che vive a Londra e un sardo. Guardate cosa scrive, ragazzi. apposta, conta la Sardegna, conta Forteventura, vuoi mettere Forteventura casa Sardegna? Ma lascia, beh, meglio Forteventura casa No, Sardegna, ma io lui me dice che ne sento. Forse è dice diventata come carissima. mare, Max, la Sardegna è a Ma pochi lascia stare, rivali, eh. ho fatto un mese, c'ho parenti sardi, io lascia perdere, la Sardegna Io la sono conosco andato tutti. nelle isole, quelle a nord della Sardegna, abbiamo fatto un tour là, La guarda, un Maddalena, io ho mare che era la fatto fine del mondo. allora Maddalena, Costa Smeralda, Castelsà, tutta la parte nord, l'ho fatta tutta quanta.
cioè vedeva la corte. Ascolta, io questo qui non lo so, ti metto questa cosa, bello, Vabbè, ma poi fammi capire, ma anche se fosse più bello di, che ne so, 10 è la Sardegna e 9 è la Sicilia, per farti capire, no? Hanno detto con quello che ho. A Roma, no, ma stai Max, a Roma, Max, che è una marana, Max, di merda. Ascolta, Max, rispondi a lui, perché io non lo so, te lo sai. Ti ha detto, ti faccio una domanda. Con quello che offri, come puoi giustificare questi prezzi? Io te lo dico a te, perché io non sono cazzo. Ma giustamente lui può rispondere, noi non siamo da... Infatti, quello che gliel'ho messo per lui, non so... Allora, fammi capire. Allora, le spiagge qui a Forteventura sono da paura. Cioè, le Canarie hanno l'unica isola che ha le spiagge da paura, è Forteventura. Perciò qui vengono per il mare, per le spiagge, per quello che, perché è selvaggia ancora l'isola. Per questo motivo. Che cazzo devo offrire? Non ho capito. Quello che devo offrire, l'isola è questa, vattene a Tenerife, no? Se vuoi un po' più di vita, un po' più di cazzi. Cioè, ogni isola è diversa, ogni isola ha le sue caratteristiche. Qui vieni qua per cui, se vuoi una cosa per, vuoi divertirti, vai a Monte Carlo, vai a Dubai, e vedi quanto te costano là, tra Monte Carlo, Dubai, Miami. E là, vattene là, non rompere il cazzo, quello che dico. Cioè, questa è un'isola che propone questo, quello che propone tu devi prendere o lasciare, la trovo dall'altra parte. Cioè, io non vado a criticare dove cazzo vado lì, ammazza Valencia sta qua, sono cazzi mia, cioè cazzo me ne frega, ma io vivo qua e sto benissimo. Io non critico l'isola, io sto bene, la tranquillità, vuoi mettere la tranquillità di Forteventura? Ma lascia perdere, il clima, il mare, le spiagge, ma che cazzo dite, ma fate di serio, ma non rompete il cazzo. Allora, vabbè, 10.000 euro al mese. La differenza tra la Sicilia e la Sardegna è, diciamo che la Sardegna dal punto di vista naturale ha un po' più di attrazioni, il mare eccetera, però ragazzi, io sono andato in Sicilia, ho avuto tutto, è una delle vacanze più belle della mia vita, ragazzi, il mangiare, tutto ragazzi, la gente, mi sono divertito pure, capito? C'è solo quello. In Sardegna poi, se dovete andare non organizzati, non in un residence, eccetera, dovete avere la macchina per forza, raga, perché là è un po' più, tra virgolette, isolato e desolato. Desolato forse è un termine esagerato, però non è proprio come la Sicilia, tutto più collegato, tutto più, insomma. Però il mare in Sardegna non ha uguali, raga, quello sì, assolutamente. In Sicilia io ho visto un mare che non è più nemmeno quello della mia Puglia, anzi, è meglio in Puglia in certi tratti. Hai capito com'è la storia? E non poi l'affitto così, ma non ho capito. Poi... Cioè, perché non va più a Monte Carlo? Costa tanto, se c'è necessità di andare a Monte Carlo. Poi, Max, quest'estate se vengo a Forteventura poi mi fai un buon prezzo d'affitto, mi fai un buon prezzo, va bene? Certo che ti faccio un buon prezzo. Io faccio parte della marmaglia, quella che hai detto prima, sai? Ma lo sai che c'è? Vieni in vacanza, stai una settimana, te ne vai, ok, ma quelli che vengono a stabilirsi qua, sono quelli proprio che non... Prima venivano, no? È normale. Prima c'era normale. Cioè, quando c'è stata la crisi, i prezzi si erano abbassati. Cioè, io però pure penso che con la crisi io lavoravo di più, guadagnavo pure di più con la crisi, pensa un po', perché i prezzi erano bassi e portavo tutti quanti. E ho fatto un grosso favore a tante persone, perché tanti sono trasferiti grazie al sottoscritto. Poi è normale, quando la crisi finisce, poi è normale che tutto aumenta. Cioè, è normale che i prezzi... Io quando sono durante la crisi, si è abbassata la domanda. È chiaro che si è abbassata. Quando ho messo piede qua, all'epoca, c'era un appartamento... Con mio figlio, Tommaso. Costava, è appena entrato l'euro, 600 euro all'epoca. Ti parlo del 2002, quando è entrato l'euro. 600 euro, un appartamento, questo è il mio, 600 euro. Sì, sì. Ti parlo di 21 anni fa, questo. 600 euro. Se vai a fare i conti come era all'epoca, oggi è come se tu paghi 1.000. Allora, Tommaso, io in Sardegna sono stato due volte. La prima con la mia ex moglie, una ventina d'anni fa, proprio nel 2001 addirittura. Lì siamo stati con la macchina, abbiamo affittato un appartamento, abbiamo girato. Invece stavolta con mia figlia più piccola, eccetera, siamo andati in aereo, siamo stati in un residence. Sono state due vacanze un po' diverse. Che però a livello complementariamente, diciamo, mi hanno fatto capire come la Sardegna. Ho conosciuto tutti e due i lati della Sardegna, diciamo, quello più selvaggio e quello più organizzativo. Ecco perché posso parlarne. Manca, sono le due. Figo, sono le due. E non ci abbiamo sonno. No, io sì, adesso vado. No? Ti sei staccato dal respiratore, Luca?
Oggi che non ho lavorato ho svappato come un drago. Oddio, che... il problema, ragazzi, è uno solo, che tante volte la gente... No, in un residence diverso. Ascolta Antonio, il problema è, io quello che penso io, che tanta gente non gira. Perciò non girando, loro non sanno quando... Perché io ti posso assicurare che con 600 euro, ma con 600 euro ma tu cazzo vai? Ma nemmeno se vai in camping paghi 600 euro. Io sono stato in camping, Dio cane, per 3 o 4 giorni, ho pagato più di 600 euro, 3 o 4 giorni, Dio lupo, ragazzi. Sì. Ora, se uno non gira e non sa i prezzi, allora mi sta bene, uno parla la merda, perché... Ma se te giri e cominci a vedere, io sono stato in Messico, Dio lupo, 10 giorni pagavo 200 dollari al giorno in albergo, ragazzi. Ma non diciamo cazzo, ma 1500 euro, come ha detto Max, in una zona balneare, ma li paghi da tutte le parti, anche se vai sulla merda, ti fanno pagare 1500 euro al mese, io ti dico, ma scherzi, ma non esiste. Ragazzi, ripeto, se volete una cosa di qualità, il budget deve essere un po' più elevato. Antonio, io ti dico anche, guarda, se ti vai, io non so se ci sono i campeggi da Max, ti vai in campeggio se ci sono, e guarda quanto non ci sono, diciamo. Però se ti vai su una zona balneare che ci sono i campeggi, spendi un sacco di soldi, la stessa cosa, uguale, identica, te lo posso assicurare. A parte il fatto che devi pagare il posto per il roulotte, no? Là devi pagare il posto, paghi il posto per il roulotte, paghi il sacco. Sai che allora, chi viene con i camper, sostano, però gli fanno sostare, e gli danno, diciamo, qua nel periodo d'agosto, che vengono magari un po' più di gente, magari qualcuno li fanno pure sostare, però è solo in punti prestabiliti. Cioè, capito? E c'è sta, non è, però non so campeggi. C'hai dei punti che tu prestabili che puoi appartare. Sì, invece se vai sui campeggi ti fanno pagare il giornaliero. I campeggi qua non c'è, volevamo farlo dei campeggi, avevamo pensato anni fa da fare dei campeggi, una cosa così. Non si può fare, non te lo fanno fare. Perché me lo riduce l'isola in una munnizza. È un buono. No, ma quello lì, il campeggio dopo dipende dove vai, dove non vai. Io, guarda, sono stato un sacco di posti in campeggio. Ma non pensate che andare in campeggio risparmia, ragazzi. Non risparmiate, a me mi diverte perché mi piace fare quella vita lì, e allora ci vado, me ne frega un cazzo. Però se te vai al campeggio non risparmi, ragazzi, io ve lo posso assicurare. Spendi un sacco di soldi, perché prima cosa devi comprare tu il mangiare da te, devi cucinare, ragazzi, il campeggio non è cheap. Tutti dicono voi andate in campeggio sul posto, caro Tiziano, te l'ho detto pure prima, caro Tiziano, 2 anni fa stavamo sotto pandemia e c'erano i prezzi, si erano riabbassati con la pandemia. La pandemia adesso, ora come ora, siamo arrivati aprile dell'anno scorso, aprile, è cominciata a finire la pandemia, proprio ci sono gli ultimi sgoccioli di pandemia, l'ultima rottura dei coglioni. Da giugno in poi i prezzi sono cominciati a risalire, e io gli dissi alla Benedetta all'epoca, dico lascia perdere perché tu vedrai come finisce questa puttanata. No, vedrete, per 5-6 anni sarete nella merda. Max, rispondi a questa, io non ci credo, però rispondi a questo che ti dice. Detto che gli spagnoli canale sono incazzati. Chi ha detto che sono incazzati? Non dire cazzate, non è vero, questa è una cazzata. Io non ci credo nemmeno io. No, non è vero. Io ho 6 operai tutti italiani. Io vivo italiani perché se capiamo meglio, cioè quando devo discutere, se capiamo bene, se almeno capisci come la intendo. Perciò ho italiani, perché poi famo roba italiana, insomma, abbiamo un po' la cultura, noi che fa roba italiana, perciò ho italiani per quello. Ma il resto, perché faccio cappuccino, cornetto, roba, proprio roba, come se stai in Italia. Sì, ma il tuo è una cosa differente, ma per dire, se uno va in fabbrica, non è che prendono per forza gli italiani. C'è uno spagnolo come cameriere, ho 5 e uno è spagnolo. Come cameriere, però, perché questo conosce spagnolo, conosce 4-5 lingue, perciò parla tedesco, inglese, francese, tutto parla, perciò è buono pure per quello, perciò quando vengono anche da altri posti, che lui parla le lingue tranquillamente, perciò ce n'è solo uno, però è forte, bravo, è un bravo cameriere, è fortissimo come cameriere. Ma non è vero che pieno solo italiani. Hanno scritto fuori italiano nel monumento a Forteventura. Sì, hanno scritto fuori italiano da Forteventura, in poche parole, diversi anni fa. Siccome proprio per quel motivo, quando ho detto che nel 2000, fino al 2013 arrivava la merda,
cioè quando vengono tanti italiani che vengono pagano poco e si creano problemi, perché poi fanno picci, spacciano, vanno a romper cazzo, rubano, se fregavano i televisori di casa che piavano in affitto, se li vendevano, pure i televisori si fregavano, di tutti i colori, va, gli italiani che alla fine hanno scritto proprio all'entrata, quando tu entri il cartello del benvenuto, che figura di merda, andavano a fanculo italiani, perché veramente non ci potevano più sopportare, cioè, almeno Francesco si è preso un televisore abbandonato in mezzo alla strada, ma quindi è grande. Ci sono questi che stanno in appunto, ma non funziona benissimo. Ma non è male che ti hanno in affitto più. Sono in casa. Io non so questa come cazzo ha fatto a trovare un affitto, forse non so quello che come per trovare un affitto, non so quanto pagherà, però io non lo so, perché gli affitti, io, c'era una che mi ha chiamato e gli ho detto guarda, se vieni qua in affitto devi pagare almeno, io avevo trovato da solo un appartamentino a 1000 euro al mese, ha detto che era troppo, perché lei era venuta qui nel 2013, pagava 500 euro, è troppo, sì, e allora dietro, e io gliel'ho trovato, uno era 1000, uno 1200, uno 1500, hai capito? No, pago troppo, e allora statene a Roma, che cazzo vuoi, se no cerco un'altra parte, vattene che ne so, non veni a cuore l'eco, vattene che ne so, mezzo di campagna con le capre, allora può essere pure che lì ha 300-400 euro in mezzo di capre. Aspetta Max, com'è la storia dei televisori che si fregavano dentro gli appartamenti? Si fregavano i mobili, rubavano i mobili, cioè io che sto lì, dicevano che avevano rubato, invece si erano venuti, che morti di fame, te lo giuro, ma veramente. Cioè, poi dici, parli gli italiani, ecco quello che sei. Poi se fanno riconoscere, poi nel queste cose ci casca le persone. No, dai, però dipende da italiano a italiano, dipende dalle persone, Max, non è. Ma io sono venuto prima di questi qua. Io ci vivo dal 2001 a Forteventura. Tutti i casini sono cominciati a succedere dal 2009, 2010 in su. Che sono venuti proprio le mandrie, perché l'Italia andava male, cominciarono male. Quando soprattutto arriva Monti, cioè tutti si sa, perché hanno visto che in Italia non si poteva fare, tanti si sono trasferiti. All'epoca c'era crisi pure qua, era successa la crisi quella del mattone, della crisi mondiale del 2008, e allora normale, i prezzi erano più bassi e sono venuti, hanno cominciato a invadere Forteventura. Adesso questo fatto della pandemia è ritornata l'economia, è risalita la grande, hanno alzato tutti i prezzi, me ne frega un cazzo. Uno, perché almeno arriva gente con i soldi, perché se tu alzi il prezzo arriva gente sicuramente che ha più soldi, cioè io se mi posso permettere a spendere 1500 euro in affitto significa che non ho problemi economici, non ce li ho, ok? Invece se tu paghi 300 euro sicuramente sarai un poro miserabile che viene qui per cercare, capito, di impisciata fame, capito? È quello che devono capire. No, ma a me quello che dà fastidio è che per alcuni italiani che sono veramente stronzi, poi devono dare la patente a tutti quanti, perché ci sono anche italiani per bene, immagino. No, sì, quello è vero, quello è vero. Però diciamo che gli italiani, insomma, sono un po', specialmente all'estero, io te lo dico, Antonio. Perché Francesco in tema di televisori è già provato. Francesco non si ruberebbe mai un televisore che ha dato in affitto. No, guarda, no, io come sempre, a me l'unica persona che mi ha curato negli Stati Uniti è stato un italiano. Perciò non è che guarda, non sparisce nessuno, Tiziano, perché qui sono aumentati i turisti, perché non sparisce, anzi, sono pure aumentati. Perciò... Ma se sparisce in tedeschi, quelli. Non sparisce nessuno, fidate. Cioè io quello che non capisco, questa persona qua non sta bene col cervello, sì, ma infatti è vero, Roberto, non, parla, ma tu non senti, vuol dire perché sono fiducioso che non ho i soldi oppure non voglio pagare. Io sono fiducioso perché io non spendo i soldi così tanto per spendere, io lo so. Francesco è parsimonioso, non è fiducioso. Lo sai perché non ne parlo più? Perché che io non faccio più il suo lavoro, perché ho fatto degli anni. Però non lo so, perché lo sai che spendi, io che pure spendi avevo la giusto quello che devi, esatto, in maniera oculata. Esatto. Non attenzione, spendi in maniera attenta. Esatto. Allora io non, da una parte prima facevo sto lavoro, l'ho fatto per tanti anni, per l'ho fatto per tanti anni. Ma però lo facevo magari in base, ma non mai parlavo in modo nel senso che Forteventura, parlavo sempre equo. Io non è, ho detto solamente le cose, dicevo le cose, la verità, le spiagge sono bellissime, il clima è da paura, c'è la tranquillità, che cazzo vuoi di più? Questo offre Forteventura. Se ti piace una spiaggia, ti piace il mare, è l'isola perfetta. No, se Roberto non è genovese, Francesco. Francesco è toscano, americanizzato. Ma che ne sa questo? Ma che sta a nulla? Ma sta a fare con questa? No,
questa, lascia sta, questa no, no, ma guarda, io veramente lo dico, ma che cazzo ha seguito a fare? Io lo guardo, lo, uno me l'ha citato, sono andato a vedere, come ho visto un video subito, ho visto che parlava cazzo di cane, come al solito. Gli spagnoli vanno sempre d'accordo, sono amici tra di loro, siamo amici con gli spagnoli noi, come è possibile? È come se io ti dico, che ne so, mi invento le storie su qualsiasi cosa, lei se fai film, e poi ma sulla politica, tutto sempre, vedo tutto. Scusa, ma se tu assumeresti uno spagnolo, se è garbato, ha voglia di lavorare, bravo, lo assumeresti? Ma io penso che sì. Ce l'ho lo spagnolo io. E allora? Ce l'ho. Però qual è il problema? L'italiano è uno per te non ti sta bene, non ti piace, non ci venire. Cioè, è quello che dico sempre, non ti piace stare a casa. Passa. Poi un'altra cosa, ragazzi, io sono stato in un residence, quando è stato? In Sardegna c'erano anche degli spagnoli, lavoravano gli spagnoli tra allora me, diciamo, ma non conosciamo, tu non conosci tanto dell'isola, perché al sud ci stanno solo tedeschi, al sud 80% sono tedeschi, al sud da me ci stanno inglesi, tedeschi, francesi, spagnoli, ci stanno tutte le razze, ci sta più, molta più, come si dice, più assemblamento. Al sud la maggior parte sono tedeschi per un motivo, se tu lo sai, se hai studiato un po' Forteventura, sai perché ci stanno i tedeschi, se lo sai, ok? E poi qual è il problema? I tedeschi, non tedeschi, anzi, adesso che non ci stanno i russi, sono aumentati i francesi, i svedesi che vengono, perciò qual è il problema? Il turismo ci sta sempre qua. Siamo, no. E adesso è bassa stagione, pensa, siamo fino a aprile, maggio, bassa stagione, poi da giugno poi parte l'alta stagione fino a Natale, fino al 10 gennaio alta stagione, 6 mesi alta stagione che stanno qua. Quanti gradi sono da voi adesso, Max? E si lavora con la base. Quanti gradi sono da voi adesso, Max? Quanti gradi è? Di giorno? I ristoranti sono tutti pieni qua, tutti i ristoranti che va ancora Lego, dove vai la sera, sono tutti pieni. Ci stanno 500 ristoranti, tutti e 500 pieni sono. Ma che cazzo? Sta dappertutto, Tommaso. Che cazzo di... Oh, raga, io me ne vado. A dormire, cazzo. Max, sono le due, da voi è cambiata l'ora. Ora. Quanti gradi ci sono da voi adesso, Max? Quanti gradi ci sono adesso? Questi giorni sono ai 30 gradi, stavamo. Anche da 30 me. Gradi adesso. Anche qui è quasi vicino, sì. Antonio, anche qui siamo quasi... No, adesso no, ci saranno 18-20 gradi ci saranno. Fuori da noi per giù, qua così meno. Qui è un grado, è un grado ora. Ma poi qui il clima lo dà l'oceano. Ciao Luca. Ciao Luca. Il clima delle Canarie lo dà l'oceano, perché diciamo che è sempre primaverile, perché l'oceano è d'inverno intorno al mare 18 gradi e d'estate quando fa caldo 24, e stanno 6 gradi di differenza tra l'inverno e l'estate, perciò il mare è come se c'hai quando tira vento, è tipo il ventilatore, no? Prende l'aria del mare e ti porta la temperatura sempre sui 24-25 gradi tutto l'anno, diciamo, perché d'estate fa pure più caldo, se non c'è vento allora fa caldo, te morite caldo, quando c'è sta vento se sta meglio, sì, però a volte l'inverno quando c'è vento dà fastidio, sembra che paesi, fa più freddo. I paesi sul mare sono così, anche i nostri in Italia, si sta bene, non è? Ma è chiaro. È all'interno che si muore. Io, ragazzi, dall'Australia mi hanno prenotato l'appartamento, sono venuti 8 australiani, Australia, hanno affittato l'appartamento che c'avevo qui, quando affittavo l'appartamento, con piscina, residence, c'avevo l'affittato, 8 australiani, ho sistemato, pensavo, ho detto tutto. No, americani, inglesi, tutti i tipi ho avuto io qua, i vacanzieri a Fava, che prenotavano da me, capito? Da tutti i tipi. Perciò... Ma che ne so che lavoro fa? Ma che cazzo ne so? Cosa? Oh, che lavoro fa? Ma io ho visto un paio di video di lei, ma... A me non ne parliamo, ragazzi, non mi rompete più il cazzo di questa persona, perché almeno me parlate meglio, non ne voglio proprio parlare di questa persona. No, mi dite come si chiama, bene, che vado a vedere qualche suo video. Si chiama Valentina... Mi state facendo venire la curiosità. Io ero curioso, ci sono andato, no, ora, qualche tempo fa. Però non mi piace. Ti vedo, dovrebbe essere contenta. Questo le vengo parla sempre male o di quello o di quell'altro. Cioè, vengono italiani, però meno di prima, perché come ho detto i prezzi sono aumentati e quando i prezzi aumentano gli italiani cominciano a dileguarsi. Capito? Tu devi pensare una cosa, che io quando sono arrivato qua, gli italiani c'erano proprio. Eravamo quattro gatti qua, quattro gatti proprio.
non si parlava italiano, non si, l'italiano non esisteva proprio. Li venivano solo d'agosto, li trovavi qua in vacanza, d'agosto li trovavi, l'italiano in agosto se mai va in vacanza. Cioè non c'erano proprio. Dal 2010, 2011, 2012 ho cominciato a venire a flotte, perché l'Italia stava una merda con Berlusconi che stava andando. Così, guarda, Valentina Valesciami. Perciò, ma vedi, allora, Valentina che dice, Max, la conosce la zona, Valentina? Vedi che dice? Dice che bende giorni. No, ma io ho avuto a che fare con lei all'inizio, che lei doveva venire qua. Sì, lo ricordo, una... ricordo, sì, sì. Gli avevo trovato un appartamento e mi fece fare una grossa figura di merda. Ma è albanese? Valesciani? Sì. Ma è albanese? No, no, lei è italiana. Valesciani? Sembra una cosa tipo albanese, non sul cognome. No, tipo... lei è italiana. Viveva a Milano, mi sembra, qualche parte a Milano, mi sembra. Però da come hanno scritto il cognome sembra... Sì, sì, ma è... Ma tu ancora, io non capisco come fate a seguire questa persona. Che cazzo, come fate a seguire? Perché Caruccia? Non lo so, come fate a capire? No, ma io sono andato un paio di volte perché avevo sentito quello che parlava. Ah, è carina. Se è carina la vado a vedere pure io, Max, eh? Non è, no, è carina, però... È... Però non guarda, io lo veniva però... Allora, un tipo, diciamo, tipo questo. Io infatti ci ho discusso, ho detto al bar mio non c'è di, al pizzeria da me non c'è di più venire, ci ho più voluto far favore. Ah, l'hai conosciuta, ma sì, sì, l'avevo aiutata a cercare un appartamento, tutto è andato lì. Poi dopo questo conoscete io... anche personalmente. Ah, ho capito. Certo. È alta un metro e mezzo, un metro. Per te che sei 2 metri, voglio dire. È un metro un cazzo, è 1,60 m. E basta, piccola. A vederla in così dal video, non sembra manco. Invece quando ho visto la prima volta, mi sono impressionato. Mazza, dove cazzo sta? Addosta. Sembra una bambina, capito? C'ha i vestiti, penso se avesse 11 anni, cioè, comunque, però ci ho discusso per il fatto dell'appartamento. Poi ho detto, visto che mi ha creato questo problema, mi ha fatto perdere tempo, ho detto, allora a sto punto mi paghi una pizza, per tutta la rottura dei coglioni. Mi ha rinfacciata la pizza, poi ha detto che davanti a tutti mi ha rinfacciata la pizza, cioè che poi alla fine gli feci risparmiare, pagò 4 euro in più su di me, pensa un po'. Se no gli avrei dovuto dire, andiamo al ristorante e paga il ristorante, così gli sarebbe costato di più. Pensa te, per la rottura di cazzo che mi ha creato. Sto diceva che io potuto pagare la pizza. Capito? Pensa, mi sputtano per una cosa, ma veramente vergognosa. Se, guarda Tiziano che ti ha scritto, Max. Sto vedendo adesso Valentina, dai, non è tanto male, non è male, dai. No, ti ho detto che non è male, però non... che forse non sa. Max, sei un cazzaro. Che è sto video che ha fatto? non è vero. No, cazzo. Ma nei primi tempi sì, ha fatto anche video contro Max. Davvero? Nei primi tempi sì. Ti vogliono tutti bene, hai visto, Max? Diciamo che poi lei ha preso popolarità grazie pure a me, perché è normale con quella diatriba. Ma quelli, se vedete, sono tutti preparati, dire la verità. Ma è questa cosa che lui non sa, Tiziano Rossi, cosa sarebbe? Faccelo sapere, dai. Ma una volta non c'era la parità dei sessi, che ognuno si paga la pizza per cazzi suo da mattina, ho capito. Ma uno deve pagare. Io t'avviso, se vengo lì, Max, a trovarti... Pago la pizza, la pago io. Pago. Lucia non dice così. Pretendo da te lo sconto sull'affitto. Quando lo pretendo, però devo pagare. T'avviso, io sono un signore in questo. Ma lei mi dovrebbe aver dato per la rottura dei cazzi che ho avuto minimo 200 euro. Cosa che se prendono qui le agenzie. Minimo 200 euro per le rotture dei cazzo dell'agenzia. Cosa che lei non lo sa, perché l'agenzia, quando ti trova a casa, tu quanto vuole dei soldini, capito? Invece tutta la rottura dei cazzo, manco m'ha pagata. Hai capito? Perciò non dico cazzate, la pizza mi doveva 10 pizze mi doveva pagare minimo 10 per sta pari. Ma non dite cazzate, l'accattone è stata lei l'accattone. Però a me non me ne frega un cazzo. Io ho capito, Mario Cile, basta, non parlavo più di questa persona. Basta, non me ne frega un cazzo. Cioè, dai, non manca ogni più. È carina, Max, dai, è carina. No, non è male. Vabbè, me ne vado, parlate voi, a me me ne frega un cazzo. È un tipetto, dai, diciamo. Le saluto, ciao. Te ne vai? Sì, mi parlate di questa qua, non voglio. Ma che c'entra? Guardate, ma non fa, perché siamo qui, mettono zizzania, poi io vanno pure a dire questi. Lo sai che manco da detto questi. Allora, ragazzi, in chat non parlate più di Valentina. No, non parlare più perché mi devo per caso. Max, mi fai una cortesia. Anzi, tu non devi leggere. Banno, appena risento, via per banno. Max, tu non devi leggere, Max, tu non devi, fatto suo, che non devi far finta di niente, non leggere.
Allora, stiamo qui, cominciamo a bannare. Apposta, non può apposta. Bannare più, non sei in allora, il primo che è, ve banno, ve butto fuori. Ok, il primo che dice Valentino, butto fuori, lo banno. Perciò fate un altro nick. Non puoi pagare, Max. Non sei. Io, Francesco, adesso sono andato a vedere il suo sito perché mi sono incuriosito. E ho visto. Una volta due così, ma però non. Mica sono scritto al suo canale o qualcosa. Ci sono andato una volta due così per curiosità. Allora, stavamo dicendo, Max, il gol di Turone. Turone è meglio. No, comunque a me Max Lupetto qualcosa mi fa incazzare, anche se ma Lupetto, ma lui lo fa Lupetto qualcosa mi fa girare, ma lui Lupetto, rischiato. Lo fa apposta, qualche giorno fa mi ha fatto incazzare, io ho un gruppo WhatsApp, lo sto buttando fuori perché siamo un gruppo tutto di juventini, eccezionalmente siccome gli voglio bene l'ho fatto quando ha parlato che dovevamo essere radiati, non ci ho visto più, no, ho il vocale della Madonna, sai che ripeto per mi me ha fatto incazzare e ho detto non ti devi azzardare, tu sei un ignorante con son cazzo, sei nato ieri, è chiaro. Ma io tante volte glielo dico, ma io lo lascio parlare perché è ragazzino, gli piace giocare, lui gli piace giocare, cioè io lo capisco, lui, ma io non, ci passo sopra perché ormai lo conosco. Ma sì, anch'io, ma sai quando c'è dite, però quando ha detto dovevate essere radiati senza sapere bene la storia della Juve, capito, là che cazzo, dai. Perciò alla fine vedi che c'è. Ma a me ha detto quello che dice Lupetto. Conta come ma tu sai allora ti dico una cosa, tu sai come ci sfotte molte volte, io faccio finire le idee, anche per alcune cose ha ragione, specialmente le cose dell'ultima dirigenza, noi anzi siamo noi insieme che insieme a lui percuriamo la Juve, questa dirigenza eccetera, però quando l'altro giorno ha detto che siete dei ladri, meritavate di essere sempre, no non ha mai detto in chat la, nel da mio gruppo non ha detto sulla nostra chat l'ha detto spesso, ho detto guarda siediti sul tavolo, mettiti a studiare tutta la storia della Juve, mettiti a studiare la storia dell'Inter, cosa ha combinato, e poi vinci a chiedere scusa, solo te butto fuori. Vabbè, ma lui tante volte manco si rende conto perché lui si interrompe un po' come Antonio, ogni tanto lui pure interrompe quando uno parla subito. Cazzo, chi veramente ha parlato? Cazzo, chi ha parlato? Quello Marco si fa tutti, lo faccio anch'io, si fa tutti, un po' tutti, dai, quello si fa un po' tutti. Cazzo, chi ha parlato? Che si fa un po' tutti, cazzo quello, che dai. Ma sai che c'ha sto modo a volte che lui entra a gamba tesa nel discorso, proprio è infatti quello lì che qualche volta che io per dire l'altra volta che mi ha fatto girare i coglioni, che a lui non gli avevo detto un cazzo, io sto parlando Lupetto, con Mantero, e entra lui e comincia a sparare la merda, e quello a me non mi sta bene Lupetto, perché... allora ti spiego una cosa, Lupetto è così, io lo già ormai l'ho capito, quando stiamo noi tra di noi che si parla, visto che c'è sta pure lui, no? Sì, lui non è che ascolta quello che diciamo noi, lui pensa quello che dovrà dire dopo, in quel momento lui non sta ascoltando quello che tu dici, lui sta a pensare quello che ti deve dire, allora Marco, se senti un po', cioè quello che tu in quel momento parli, lui manco ti ha sentito, manco gli è fregato un cazzo, perché lui vuole fare ascoltare quello che sta pensando su quello che deve dire, capito? È un ragazzo intelligente, è un ragazzo Tu ci fai caso, quando gli mandi un vocale WhatsApp, lui non lo sente tutto, glielo mandi pure dei 10 secondi, lui sente intelligente, non sente un cazzo, sente qualche volta è un ragazzo intelligente, però molte volte è vero che provoca, però deve stare attento, c'è modo e modo di provocare e di dire le cose, capito? Parlare della Juve radiata, che cazzo, dai. E infatti dopo qualche perché stava a baccagliare con Davide, io stavo lavorando, quindi vabbè, stanno baccagliando. Quando poi ho visto la Juve radiata, ho detto no, momento, l'hai fatta fuori dal vaso, l'hai fatta, No, sai, vabbè, io tante volte gli dico, gli fa un vocale massimo di 5 secondi, gliene fai 20, allora te li sente, 20, 20, 5, 5, 5, 5, ma se tu gli fai un vocale di 30 secondi, non te lo sento. È lui che, ma magari arriva alla fine che dice la cosa importante, lui ha sentito solo no, Antonio. Ma no Antonio, non ti devi arrabbiare, l'Inter hai ragione, anche a me sta sul cazzo, sì a te sul cazzo, l'Inter sta sul cazzo, ma non dici che sono ladri e devono essere radiati, sai cosa hanno combinato loro? Poi ho detto io, non sai un cazzo sull'illecito, non sai un cazzo sulle pene, non conosci il codice giustizia sportivo, cosa parli di radiare? No, è così cazzo. Morango un attimo.
No, ma guarda, Francesco, io sono intervenuto solo quando si era fatto il discorso tra lui e Davide e gli altri, si era fatto veramente acceso, là non era più provocare, là stava dicendo quello che pensava, e là che mi ha fatto incazzare, perché ho capito che non stava più scherzando, capito? No, cioè, ma infatti lui qualche volta non è scherza, lui parla perché lui magari dice no, stavo scherzando, ma guarda, no, io, no, ti faccio, lui, io se vuoi ti, no, quando io ti faccio leggere, quando io lui ti faccio perché... leggere... Ti faccio leggere cosa si sono detti, stanno veramente accesi. Io non ho fatto finire niente. Quando ha detto radiare, ho detto momento, ascolta, Antonio, io ti posso dire una cosa. Lupetto è un mio amico, siamo amici. È un ragazzo intelligente, vogliamo bene. Però ti posso dire una cosa. Lui ce l'ha con la Juventus a morte. Perciò lui, quando può sparare la merda sulla Juventus, la spara. E dopo qualche volta, chiaramente... fai girare i coglioni, è così. Però Francesco, se tu mi spari la merda addosso, e so che stai scherzando, è un gondo, ma se tu con un po' di risentimento me la spari in faccia, io là no. Io ti posso dire che lui sulla Juve non è scherzo, qualche volta, poi, però lui quando lui dice che noi siamo dei ladri, e a lui non è scherzo, io te lo posso assicurare. Ho capito, però sai cosa? Lo dice perché, proprio lo vuol dire perché lui non ha capito, lui poi forse adesso ha capito che quando io critico Agnelli, Allegri, dico che li devono spennare il culo, Io là non guardo più a Juve in quanto tale, questa è gente che ha sporcato il nome della Juve, ma tu non devi dire che la Juve deve essere radiata, è questa gente che deve sparire, tu la storia della Juve non la conosci, capito? Ma lui non conosce nemmeno la storia della Roma, perché quando io parlo di Viola, lui non sa che cazzo dire, perché lui non sa nemmeno che cazzo... Ma è nato... Può sapere che era presidente della Roma, ma lui non era... È nato nel 2002, perché io ho detto, scusa, io non posso tollerare che uno che segue il calcio da 10 anni venga a dire a me che conosco la Juve da mezzo secolo, la Juve si è radiata, capisci, Francesco? E lì che non mi sta bene, cazzo. Ma l'altro, lui è così, l'ha detto. Io mi ci sono preso anche quasi stasera, però ho detto lasciamo perdere. Tanto, poi il fatto che lui provoca, eccetera, io là, no, là lo prendo per il culo pure io, non è. A me, ripeto, mi ha dato fastidio quando ha parlato di Juve da radiare. Lui che conosce il calcio solo da 10 anni, che, capito? Per il passaporto falso di Recoba hanno fatto giocare, Francesco, l'Inter ha fatto giocare per un anno. Anche la Roma ha fatto giocare. 34, un giocatore con un passaporto falso, c'è la radiazione. Lì non parli di radiazione. Ma per guarda che, Antonio, anche la Roma ha fatto giocare Nakata che non poteva giocare, se te lo ricordi. Te lo ricordi o no? Sì, ma la Roma è una sola partita. L'Inter una stagione intera, Francesco, era da radiare, capisci? Allora lui, capito, si scaglia contro di noi. Ma perché non parli di radiazione anche verso l'Inter? No, gli interisti mi stanno sul cazzo, ho capito. Ma loro non dici che sono ladri da radiare. Questo che a me dà fastidio. No, capisci? Non c'è l'altro diverso a morte. Ragazzi. Questo è il discorso che facevamo prima della live che stai facendo, no? Che ce l'hanno a morte con la Juve comunque, anche se sono gli altri anche a fargli illeciti. Ma è così. Sì, lo so, Tiziano. Infatti noi lo trattiamo come se fosse un figlio. No, ma infatti io la stessa cosa. E noi come se fosse un ragazzi, figlio. Ragazzi, mio figlio ha 26 anni, lui ha 22, perciò... Ragazzi, come se fosse un figlio o un nipote per noi, ragazzi, un nipotino. Qualche volta fa incazzare, però chiude. Io gli do atto che è un ragazzo intelligente. Secondo me di calcio ne capisce pure, secondo me, Francesco. Ne capisce di calcio, secondo me. No, ma io non ho mai detto che... E uno c'è sa osservare i giocatori. No, ma io non ho mai detto che non c'è... A differenza di molti che si credono intenditori di calcio. Lui però, di calcio Antonio, non sai che c'è... Che lui ci capisce il calcio, io lo so, perché lo so... Li sa guardare i giocatori. Li però qualche volta giocatori. Lui vuol fare tipo il tuttologo, lui vuol sapere tutto e non lo sa tutto. No, capito? Lui... Ma lui, nemmeno io, cosa... nemmeno te, nemmeno Max. Lui, Dio cane, bisogna che... Quando un giocatore a lui non gli piace, quello lì impara in calcio e non è allora, così. Allora, Francesco, la sua peculiarità è che lui i giocatori li sa vedere, ho visto che è abbastanza attento. Sì, certo, mica non però lui, quando parla con gente come noi, che è più informata di lui, su tutta la storia di una squadra, su un fenomeno, eccetera, no, deve solo ad ascoltare, si deve stare zitto. No, ma lui no, questo non lo fa. Questo che fa fastidio che noi parliamo un po' del passato. Gli dà fastidio che noi parliamo un po' del passato. È vero. Ma noi se parla del passato, lui comincia a dire: ah, ma a me che cazzo me ne frega. Ma noi perché parliamo del passato? Proprio per inquadrare meglio il presente. Lui per fargli capire come funzionava e come funziona mo. Purtroppo, che vuoi fare? Studiando la storia ti rendi conto di come funziona poi tutto quanto.
Gabriele Scotti, io non sparo gli allegri a random, ci sono 7 anni di dimostrazioni di prove, sì, non a random. Bravo. A random se tu parli. Sono buonissimi, cazzo. Lo sai come si mangia questo? Cazzo, pensi che non lo mangio questo tutti i giorni. Ora lo apri, giralo così, guarda Max, lo giri così. Ora col coltello mettilo sul nocciolo e giri il coltello e ti scappa fuori il nocciolo. Ma col cucchiaino, proprio col cucchiaino. Sì, così. Sì, no, mangiare in tante volte. Max è un signore, non usi il coltello, usi il cucchiaino. Lui. No, ma l'avvocato lo puoi fare in tanti modi. Non è che... Io, a me Bordo. Piace tantissimo l'avvocato. Ah, scusa Gabriele, stasera non ci stiamo... Però su Allegri ha ragione, lo appoggio. Perché a 9 anni che lo sbattiamo lo scudetto in faccia, lasciamo il segno. Alex, tu parli di 9 anni di scudetti e tanti rimane anni. Rimane bello pulito, bello pulito rimane. Sì, sì, cazzo. Non c'è fai la barchetta, Max. La barchetta. Oppure il giochino per il gatto, a meno che non se lo mangia. Antonio dicevi che il romanista parla solo di Allegri. No, non parla solo di Allegri. Lui... Parla di tutto ciò che può sputtanare la Juve. Esatto. Esatto. Ah, beh, lui si trova l'occasione subito. Lui che poi, lui come se vedi qualche notizia, subito cazzo viene a rompere. Ma guarda, lui sputtana Allegri e mi ha trovato d'accordo. Sputtana Agnelli e mi ha trovato d'accordo. Nel momento in cui sputtana la storia della Juve, lì non mi trova più d'accordo, capito? Io questo gli ho fatto capire. No. Ma Lupetto ce lo conosci, sai com'è. Se lo conosci lo capisci, sì, come la canzone di Ramazzotti. Se li conosci li capisci. Vabbè, dai. No, è un ragazzo giovane, spero che cambi andando avanti. Spero che cambia. Tu pensa che quando arriverà la nostra età, forse noi non ci saremo neanche più. No, forse, caro Antonio. No, per dire lui quando arriverà la mia età, io dovrei avere 80 anni. Non so se ma provo. No, perché se lui ha 22 anni, abbiamo 30 anni di differenza. E te, io sono 40, perciò lui... No, tu no, Francesco. Io dovrei campare fino a 100 anni. Ma cioè, la vita è così strana che magari muoio prima io, facciamo le cose, tu sei ancora vivo, a 90 anni, che ne sai? Facciamo gli scongiuri, Francesco. Sì, sì. Comunque, ragione te, quando comincia... Non ti dico che quando comincerà, arriverà a 40, 45, 50, forse si ricorderà di Max. No, si ricorderà di noi domani. Io ci ho pensato, è un po' commovente. Io spero che viva tantissimo, ovviamente, augurandogli lunga vita. Magari un domani si ricorderà di noi e parlerà di noi. Probabilmente, sì. Una volta conoscevo questi tre scemi. Sono stati tre scemi che su YouTube ti hanno trattato come dei genitori, ti hanno trattato come degli zii, come non so. Si ricorda voglia, si ricorderà. Si ricorderà di Max, e magari ne parlerà a quelli che ci avranno 20 anni. Lui, quando c'è una non sapete con che gente trattavo io. Max, trattavo oggi l'ho sputtanato perché una volta diceva. Oh, io ho conosciuto Max, cazzo, non è grasso, ragazzi, Max è alto, grosso. E oggi ti diceva sui vantaggi, diceva a ciccione, io gli ho detto, ripeto, ma così non va bene. Prima hai detto che non è lui, non era ciccione, che l'hai conosciuto, e ora gli dici che è ciccione, ragazzi. No, siccome è più grosso, diciamo che mo' ho levato qualche chilo, sono un po' più snello. Quando si siamo in più smorta, c'avevo una decina di chili in più, c'avevo quando mi ha visto lui. Sì. Di mortacci tu qua. Gatto mio, dove cazzo è andato, cazzo mio. Max Montana ha ricevuto una lettera, tutte cazzate, ragazzi. Ma è vero sta storia? Con i proiettili, sono tutte cazzate per me. Questo è un avvertimento mafioso, ragazzi. Ma sono tutte cazzate, Antonio. Ma non è vero, cazzo, io non ci credo, ma nemmeno per cazzo. Io ho visto un pezzo di video, ho visto mezzo video, non l'ho visto tutto. No, io sinceramente, la verità, non ci credo. Non ci credo nemmeno io. Che hanno messo una pallottola. Che cazzo. Secondo me no. Secondo me, io non lo so, perché ho visto dei video che a parte, diciamo, lo smentiscono altamente. E io però, almeno, sinceramente, ho detto, non me ne frega niente, perché ognuno può fare quello che gli pare, però...
seppure questa magari la tira fuori così, minaccia una pallottola, ma che sei... È vero, ha fatto il video da carabinieri, sì. Io posso capire tutto, ma penso una cosa... Cioè, a me pure mi hanno minacciato, mi hanno scritto ammasso di spide quando... Però che ti mandano lettere così intimidatorie, o magari che ti mandano la parola... Cioè, ce ne passa. Scusa, ma a chi può aver pestato i piedi? Alle persone che dicono che abbia truffato? Non ho capito. Ma non lo so. No. Forse si è fregato qualcuno che gli ha fatto una truffa grossa, ma non credo, perché uno che... Io voglio sperare. Ma poi scusa Antonio, anche se ha rubato qualcuno, di quanto l'avrà rubato? 30, 40 ma dollari? Ma pensi che uno per 30, 40 dollari ti manda... Sono fesserie sicuramente, o se le inventate qualcuno. Per me sono tutte cose che lui lo fa per attirare la gente. O magari se l'è costruita lui per fare viso al se l'è inventata lui per fare più spettatori. Però Francesco, non abbiamo le prove, quindi non possiamo. No, ma infatti io stavo dicendo, io però non lo so. Cioè, le ipotesi sono varie. Sarei più contento per lui se l'è inventato lui piuttosto che se sia vero. Sì, quello è chiaro. Io spero che non sia vero. Ma appunto, io non credo che sia vero, però come dici te, non possiamo avere la controprova. Anche se il suo modo di fare a me non è piaciuto, io mi sono subito allontanato da lui. A me non è piaciuto. Però io non auguro il male a nessuno. Stai scherzando? No. Dal video che ha fatto, delle cose che ha fatto. Non ho ricevuto da lui il male tale da poter dire lo voglio morto. Ragazzi, quello è il più grande falso della storia di YouTube. Questo io non te lo so dire, Alex, però se un fake rischia lui la denuncia. Non lo so, number one, ragazzi, sono cazzi su, a me ne frega cazzo, farà quello che vuole. Francesco, volevo chiederti, anche da te, vicino a Chicago, i prezzi in generale sono aumentati di tutto? Ma io qui sinceramente, ragazzi, gli unici prezzi che sono aumentati, che va su e giù, è la benzina, che una volta va su, poi torna giù. Come da noi, Francesco. Però il resto, guarda, sono andato a fare la spesa anche ieri, io aumenti, io sinceramente non l'ho visto. E come faccio a smannarmi? Chi è che ti ha bannato? T'ho bannato io, Meridia. È nel tuo canale, però, no? Qui io non mi ricordo. Mi rimane il link e poi tocca vedere perché ti hanno bannato. Non so, ti ricordi, Francesco, accidentalmente mi bannavi? Sì, ma nel mio canale. Nel mio canale io li posso sbannare, sì. Ma non sul canale del Max. No, il canale deve essere lui sul suo, è chiaro. Sì, è quello che ho detto io. Infatti, gli ha detto nel tuo canale. Ah, sai, l'ha bannato. Mi rimane il link, però, come fa? Qui non lo può bannare. Io con il link te posso sbannare, sì, tutta la processione sbannati, pure a me sbannano, tutti i condonati, tutti i condoni, mi manca, stanno arrivando tutti. Te l'hanno bannato, no? La banda dei dannati, dei sbannati dannati, tutti è così, tutti all'inferno. Ma Drugo non serve più, cazzo, è parenti che non lo vedo, cazzo. Sì. Drugo? Era parecchio che non lo vedo. Pure che non pure nel cosa non si sente nel gruppo. Anche su Fantastici. Io ogni tanto, sai che vi mando, non so se vedete, ogni tanto vi mando qualche cosa via WhatsApp, no? Sai, qualche cosa vi mando, non so se lo vedete. E lo mando anche a lui, e lui solitamente mi risponde. Ultimamente non mi sta rispondendo, sta dicendo più niente. Ragazzi, io se vi ho bannato io c'ho un motivo, perciò se vi banno io non vi sbanno più, eh. Detto, e non c'è il condono, Max. Non c'è il condono, Max. Il condono non esiste. Non c'è il condono. Io l'avviso, quando scrivete cagato, scrivete stronzate o fate quello, vi caccio io e poi non mi cercate più. Così impari. Te fai un altro canale. Che te devo dire? Fate un altro canale. Perché scrivi questo? Perché scrivi questa cazzata? Chi vorrebbe di Pippaioli? Io non so nemmeno che cazzo vuol dire. Il pippaiolo che significa? Se fa le pippe? Non lo so, io te lo domando a te, ma io non so che cazzo. Un pippaiolo? Forse vuol dire quell'altra cosa, pippaiolo di quell'altra cosa. Non lo so. Altro scritto che merda di partire, sono stato bannato, sì, io l'ho detto. Se hai scritto che è merda di partito non puoi essere stato appannato, perché è vero. No, non credo che Drugo si fa la cocaina, ragazzi, non dite cazzate. No. Che pippa?
non credo. Ma pure tu, Pippi, allora te ne sei accorto, perché Pippi pure tu, allora Tommaso. se tu vedi il padre che è, tu conosci Pippa, che cazzo ne so, io non lo so. Perché tu Pippi lo sai che uno quando Pippa sta come sta lui, credo. Che te devo dire? Non so che vuol dire che Pippa io, sinceramente. Che tira, sì. Sì, però vedi quelle cose lì per dire. C'è come si Matteo lo dice che fuma quelle cose lì, non è che, però tra quelle cose lì e quell'altra ci passa in Italia se ti fa le canne sei drogato, qui la danno, qui il governo te la dà la canna. Se uno fuma il governo ti ammette c'è neanche ancora, no ha smesso Mattia, c'è Mattia, ma è Mattia questo, se te Mattia è lui Mattia o no? Mattia, ma se te o no? È Mattia, è americano, ma no, basta che va sul canale, lo vedi subito. Aspetta, allora Francesco, la notte scorsa, sì, allora se ti metto lì che entra Mattia, ha detto di sì. Allora Francesco, la notte scorsa noi si è azionata l'ora legale, siamo andati un'ora avanti ieri sera. Sì, la notte scorsa, sì. Siamo adesso da noi sono 7:00. Le 2:47, che ore sono da te? Le 7:50. Le 7:50. Siamo sette ore. Sette ore. Prima eravamo a 6 perché noi sarei cambiato prima di. Ma adesso quando è che si torna a 6? Quando è che voi andate avanti? No, noi non si cambia più. Non si cambierà mai più. Ma così hanno detto. Rimane sempre. Quindi siamo 7 ore adesso. Sì, 7 ore, sì. Le 7 di sera qui sono le 2 del mattino da voi. Ecco, è arrivato il nostro americano. Non sono un ban, non sono. Ciao un Mattia. Falso. Non dubitate della mia onestà. Belli. Sapevo che eri te sicuro, perché cazzo. Sì, no, vi stavo ascoltando, mi sto facendo i fagioli all'uccelletto. Ah, buonissimo. Fagioli all'uccelletto. Buonissimo. Toscano, ricetta toscana. Sì, credo. Con la salvia, cazzo. Ovvio. Ovvio, lì che bolle da un'oretta e mezza, ma senza sabbia non si fanno i fagioli del cervello. E io, ragazzi, il modello Bud Spencer Terence Hill, avessi l'opportunità di avere un bel filone croccante, ragazzi, hai sta pentolona di sfagioli, no? Belli morti, no? E tu col pane, tac. E fagioli del cervello sono buoni, ragazzi. Fatti su una bottiglia di vetro sarebbe la cosa migliore. No, tu vuoi troppo. Lo chiamavano Trinità, era la scena di la cosa, esatto. Di fatto che lui entra, si fa quella magnata di fagioli e poi col pane. E ditemi, a chi mai guardando quel film non ti veniva voglia di mangiare? E cazzo, è la migliore volta che l'ho visto, mi è venuto un po' di fagioli con un po' di sugo. Tu stai in America, no? Francesco sta in America, io sto di qua, lui sta di là, siamo belli lontani, insomma, no? Ma tu pensa, ti dico una cosa, tu pensa se la luce, la velocità della luce fosse stata come la velocità del suono, non si potevamo sentire, era impossibile. Che cazzo stai a dire? Lo sai? Non si potevamo sentire. Non ho capito cosa vuoi dire. Sicuramente Max, mangiando i fagioli all'uccelletto, stanotte potrei superare la velocità della luce. Sì, con una bella con i fagioli normali. Il reattore nucleare entra in funzione. E là potremmo ridiscutere le leggi della fisica. Però più che altro, Max, la considerazione da fare è se fossimo padroni della velocità della luce, ci potevamo vedere. No, io ho detto che la velocità del suono. Sì, ho capito. Se fosse la luce come il suono, non si potevamo collegare niente, si poteva fare un cazzo. E invece, se avessimo avuto la velocità della luce a nostro piacimento, se fossimo padroni, non avremmo bisogno di fare live. Cioè, ci vediamo tutto un secondo. Tu vieni da me, tu vieni da me. Noi ci vediamo. Allora, tu pensa, vedi, noi ci vediamo istantaneamente, ci parliamo, perché tra me e Francesco ci stanno. Saranno 6.000 chilometri di distanza, da te saranno 8.000 chilometri, da lui sta, Antonio, perché stai in linea S, più lontano. Perciò, però ci sentiamo in contemporanea, perché 8.000 chilometri significa che la luce lo percorre in una frazione di secondo, cioè staremo sempre insieme dal vivo, no, è istantaneo, perché tu non ci fai caso, ma è istantanea la cosa, capito? Perché la luce praticamente è sempre insieme ogni sera, sai che palle, ci vogliamo vedere ogni sera, no? Però Max, dicono che il suono è differente,
è posto dello stadio. Il suono per fare allora per tutta chilometri, il suono è 300 metri. Cioè qualche migliaia... 340 metri al secondo. Ma ci vorranno, che ne so, 10.000 anni, ci vorranno 10.000 anni, 20.000 anni per fare 300.000 chilometri. Sono 340 metri al secondo. 340 metri al secondo, ci mette. Da 340 metri a 300.000 se ne passa, eh. Quelli sono chilometri, magari si può... Ma no, no, a secondo, giusto, questo c'è a secondo, giusto. 340 km al secondo. Quando si dice super Mach 1, che è la velocità del suono, quando vai a 1200... 340 metri... 1240 km l'ora. 1240 km, non 250 l'ora. 1250 km l'ora fa la velocità del suono. 340 metri per giusto, 40 metri sono pulite le strade. Via Carcola, si sono pulite le strade, Francesco. Cosa? Si sono pulite le strade? Sì. Ah, la neve. Cazzo, ha fatto mezzo metro di neve. Ha mandato una foto che sembrava il 25 dicembre di Natale. Ha fatto una nevicata l'altra sera pazzesca, cazzo. Qua ci sono 27 gradi e Francesco mi ha mandato una foto che sembrava di essere a Natale, ragazzi. È vero. Purtroppo è così. Qui, ragazzi, sono cazzo male. Fino a che non arriva giugno non siamo mai sicuri. A giugno no, però... Giugno, luglio, agosto diciamo che siamo sicuri. Dopo non si sta mai sicuri. Qui in Visconti può nevicare anche aprile o maggio, non si incazza di lui. È vero, una volta ha nevicato anche a maggio qui, ragazzi. Vabbè, ma da te è un casino. Da te... Cioè, da te non ci sta nelle stagioni, no, sta la primavera. Ma ormai sono quasi 20 anni che vivo in Wisconsin e a Chicago più o meno era la stessa cosa. Diciamo che da te l'estate dura un mese e mezzo. Forse. No, diciamo che dura 3 mesi, agosto, luglio, giugno, luglio, agosto. Allora, la velocità del suono dovrebbe essere poco più di 2000 km all'ora. 2000 km all'ora. Quelli sono 300.000, quelli della luce. Ho fatto la conversione. Sì, vabbè, la velocità del suono quando si supera... Ho convertito i 340 metri secondi in chilometri orari, sono 2.040. Quando un aereo, un jet, no? Questi militari soprattutto, supera una velocità del suono e Mach 1 significa sono 1.200 km. Allora, quando superi quella velocità, superi la velocità del suono. Perché in un chilometro percorri 1.240 metri, 1.250 metri, in un chilometro sarebbe. Perché 350, pare una cosa del genere. E esce il botto, il boom, boom, boom. È un proprio un 340 metri al secondo. Superi la velocità, esce fuori il boom sonico, boom. Per questo tanti aerei non possono volare bassi, ma devono volare in un'altezza dove tu non puoi percepire il boom sonico. Sembra come una bomba, boom, boom. Sembra una bomba, capito, continua. Il Concorde volava a 18.000 metri. Volava, pensa, al Concorde. Ma poi il Concorde l'hanno cavato. Perché è cascato solo uno, non è cascato, però è normale, è cascato uno, ha fatto un sì, lavoro casino. Sì, domani, Roberto. Francesco, come si sta a Green Bay? Non lo so, io non ci sono mai stato a Green Bay, ragazzi. A Madison sì, ma a Green Bay no, non ci sono mai stato. Io se non posto non ci sono stato, non dico cazzate, ragazzi. Non lo so. Comunque il Concorde, Max, volava a 18.000 metri perché l'aria era più rarefatta e gli permetteva. Ma pure di... per il suono, per il boom, perché superava il suono di gran lunga, allora pure per quello. Poi quel famoso incidente. Infatti l'hanno cavato dopo quel famoso. Hanno tolto il volo, mentre tanti altri aerei, 737, eccetera, hanno fatto migliaia di. Parecchi incidenti, non sono mai tolti dal mercato. Esatto. Sto Concorde per una. Detrito sulla pista che ha fatto sì che con le scintille prendesse fuoco al volo è stato completamente bannato, come si potrebbe dire. E io credo che non è stato bannato perché non solo per quello, per quell'incidente, esatto, perché probabilmente non fruttava troppi soldi, esatto, costava un sacco di soldi e... Ragazzi, troppo. Ragazzi, però ufficialmente fu un incidente che fece terminare l'esperienza. No, ma Antonio ha ragione. Era il primo, Antonio, era il primo
dovuto tra l'altro non a un'imperfezione dell'aereo, ma dovuto a un detrito, a un pezzo di metallo sulla pista. Quindi non era neanche di per se stesso l'aereo, come tanti altri 737, 777. Ci costava troppi soldi per quello, ragazzi, ma ci voleva... Ragazzi, col Concorde ti risparmiavi, diciamo, 2 ore. Ragazzi... Però, ragazzi, risparmiavi 2 ore, ma non sai quanti soldi in più spendevi? Costava, quando uscito costava, non ricordo, che il biglietto costava tantissimo. Il biglietto costava molto. E... Ma il triplo costava di un aereo normale, ragazzi. Diciamo che questa società della inglese e francese ha deciso dopo quell'evento di smettere, sì, perché probabilmente i profitti erano talmente... Ha trovato la scusa, dai. Esatto, esatto, io credo sì, anche se vogliono ritornare. Certo che fa specie il fatto che anche altri incidenti aerei, sempre per dei detriti che magari sono andati nel motore, gli uccelli. No, non sto per dire adesso, Mattia, sempre per apparenti ciò che tu vuole, cioè, ci va la tragedia di mezzo, è incredibile. Tranne ragazzi, io ho speso tempo su YouTube, quel famoso aereo della Malaysia Airlines che è scomparso e a tutt'oggi non si riesce a... L'hai visto? Ma guarda che hanno fatto, io l'ho visto l'altro giorno, hanno fatto un... un documentario, io l'ho visto, esatto, bellissimo. Qui in America, ma non ho capito cosa ti riferisci, Mattia. Quell'aereo che fece quella traiettoria strana che sembrava tornare indietro, poi scomparve. È come le piramidi, ci sono tanti sema. Hanno fatto un documentario, quindi è un film. Sono mai trovati i resti aerei? Non hanno trovato mai, ragazzi. Questi sono tornati indietro, poi apparentemente sono andati su. E poi sono scomparsi. No, ma c'è chi dice che il pilota se voleva suicidare. Visto quella serie, non so se avete visto quella serie. Puoi suicidare per morire altre 200 persone, non ho capito. Non so. Allora, da solo. Non so se avete visto in Europa, si è ammazzato. Sordi, Alberti Sordi, allora, non so se avete visto quella serie di quell'aereo che parte e dopo 5 anni entra nei radar a terra. C'è sta una serie. Sì, c'è l'altro aereo. Cioè, due famiglie che vanno in vacanza si dividono, partono quelli prima e quelli dopo. No, cioè, quelli tutto a posto, arrivano, quelli che arrivano dopo, sono passati cinque anni. Cioè, il ragazzino è rimasto piccolino e la sorella era diventata grande. Oh, ma tutti te dici, perché... mi sa che l'ho visto, te dici come si intitola? Ah, ma questo è il film di fantascienza, Max? Sì, è una serie, che è scomparso un aereo proprio. È una serie, si chiama, io l'ho visto, cazzo, io dopo. La serie dell'aereo scomparso, non sì, mi ricordo. Sì, l'ho visto. Oppure che si concentrerà un aereo. Tutti i passeggeri devono morire, non mi ricordo. Sì, l'ho visto. Come cazzo si chiama, cazzo, porco Dio? Triangolo delle Bermude, ma secondo, non lo so se sì, favola, ispirazione, nel senso sono cose inventate, non lo so, non ci è mai capito un cazzo con queste Bermude. Anche le Bermude. Ragazzi, geograficamente, aiutatemi a ricordare, per passare al Triangolo delle Bermude, che rotta aerea bisognerebbe fare? È della costa della Florida. Manifest si chiama. Manifest, bravo. L'ho visto anche io, Il triangolo delle Bermuda è tra la costa est, tra la Florida, la Georgia e la South Carolina, e l'isola delle Bahamas, mi pare. Sì. In questo triangolo. La Bahamas, Cuba e cosa? Penso che quindi cazzo, qualsiasi volo che ha quelle destinazioni ci passa sopra. Continuano a volare ogni giorno. Quindi io ogni tanto per qualche aereo che è caduto. Sì, no, ah, ci sono storie di navi scomparse. Aerei caduti. Perché dicono che lì ci sia una specie di diciamo agglomerato di onde elettromagnetiche che creino problemi alle onde radio per la comunicazione. Essere vero, ma che ci siano gli alieni in quel triangolo, no, non ci credo. E sai che io sono, mi piace pensare che esistano. Le Bermuda sono una zona in cui sono spariti parecchie barche, ma anche perché è una zona anche a livello climatico molto molto burrascosa. E quindi non credo lì è solo un discorso di proprio di quindi non è vero che ci sono i pirati alieni, no. Non è che ci sono dei pirati alieni. Una volta mi sono visto un documentario, no, proprio che,
sparivano ste barche, non tanto grandi, barche un po' più piccole, perché si forma, dicevano, hanno fatto vedere, tipo delle bolle, dal fondale marino esce tipo del gas, delle bolle, mm-hmm. e quando tu ci passi sopra, poi non c'è più, come se l'acqua non ci fosse più e la barca va a fondo, e affondava le barche, si creava, capito, come le bolle. E hanno fatto su National Geographic, l'avevo vista sta cosa, sto documentario, e facevano vedere proprio, hanno fatto vedere che magari era derivata delle bolle che si creavano nel fondale dalla terra, uscivano su sto gas, sta cosa, e quando passavano le navi su quel punto là, venivano affondate perché con tutte le bolle che uscivano fuori era come se stavi quasi galleggiavi nell'aria, non puoi galleggiare, e andava a affondare la barca. Questo dicono, poi non lo so. Hanno fatto pure delle prove che per far affondare la barca ci volevano un quantitativo di aria, di bolle per farla affondare. No, ma anche mandare per esempio un natante con la videocamera per studiare, perché, capito, così lo monitora, vedere che succede quando passa qualcosa da lì. Anche qualche aereo mi sa che era caduto. Solo qualche aereo, però non lo so, l'aereo. Poi lì quelle zone là ci stanno a volte gli uragani, sai? È una zona un po' strana, oppure come perturbazioni. Anche perché, Florida, Bahamas, è una zona un po' chiusa là. È una zona che, capito, che quando si succede... Si possono invece di corpo a livello climatico, eh sì. Perciò alla fine non lo sapevo. Questo, guarda, succedeva tanti anni fa, ma non succede più, ci sarà un motivo, no? Infatti è vero, tantissimo. Se la sono leggende, secondo me un po' sono leggende, come il mostro dell'Loch Ness, leggende, no? Cioè uno si inventa una cosa, dice, oh, sai che lì abbiamo visto, sai che lì succede quello. Magari sono successe degli eventi fatali per dirte, e ci hanno montato un film, ci hanno montato. Sì, vabbè, il mostro dell'Loch Ness, questo... Da così la fanno così, no? Normale. Questa creatura tipo preistorica che era gigantesca. Un dinosauro, dicevano più o meno che era quasi un dinosauro. L'area 51, number one. Mattia, tu lavori nell'area 51? No, 52, no. Lui 52. L'area 51 è una zona del Nevada in cui chiaramente parliamo di basi militari, però l'area 51 è fonte di storia, leggende che dicono che non sia solo militare, ma sia completamente un'area in cui l'America investe miliardi di dollari per appunto vedere se esistono gli alieni. Qualcuno dichiara che già hanno delle prove, eccetera, eccetera, però nessuno sa niente, nessuno sa niente. Tra l'altro è che tu, se vai lì a viaggiare, quando fai una gita a Las Vegas e poi prendi la macchina e andare in quelle aree, a un certo punto ci sono diciamo delle sbarre, ci sono le polizie che stanno sopra le colline, cioè tu non puoi avvicinarti. Gli off limits, si sì. Può stare perché è una base militare, però allo stesso tempo nascono leggende attorno a questa è invalicabile questa zona, non puoi entrare. Sì, sì. Si è creato il mito su questa io tra l'altro ci sono passato perché avevo fatto una vacanza lì in Nevada, e quando sono entrato nel deserto già abbastanza diciamo prima della base ci sono già cartelli in cui ti dicono non puoi andare, non puoi arrivare, eccetera, eccetera. Per carità, una base militare anche in Italia, noi che non siamo così cospiratori, quando vai in determinati basi militari c'è il filo spinato, non puoi vedere. Sì, sì, ma quasi tutte, le ho viste anch'io quando viaggio in treno, ci passo, appunto. Ma è normale. Per questo, allora. Me hanno dato un'aura di quasi... Di mistero leggendario di sta roba, ma magari se vedete non c'è un cazzo la terra, ci sono normali cose. La verità non la so io. Allora, a livello di scienza, triangolo delle Bermude, secondo me non si tratta né di scienza né di, secondo me potrebbero essere fatti, come ho detto, casuali, che ne è capitato più di qualcuno. Cioè, nel senso che, come detto prima, sono capitati magari per cose naturali, nel senso che la natura, come ho detto. Può essere pure che è vero che queste bolle dal fondo, quel periodo il mare era così. Può essere che, come ho detto, c'era qualche uragano in quel periodo, capito? Poi era, si parla degli anni 50, cioè, capito come? Cioè, quel periodo lì che tutti gli aerei sparivano. Poi è normale, spariva 2-3 aerei, sono spariti, o magari è sparito qualche nave, hanno fatto pensare come se ne sparivano 200 e ci hanno fatto una cosa, capito? Non lo so, però questo dimostra che oggi come oggi non sparisce più niente, perché sarà un motivo, no?
forse ho detto da due o tre barchette che sono affondate, un aereo che è cascato, l'hanno fatto diventare 200.000 cose. Non penso che la zona non sia più navigabile o attraversabile. Cioè, dice, guarda, tutti i giorni passano navi, di tutto ci passa, tutto e di più, perciò non... cioè, sarebbero cascate pure adesso, perciò se c'era sta cosa. Sarebbero affondate pure adesso, perciò non so, secondo me sono cose inventate, nel senso non inventate, qualcosa ci può essere pure poco, però l'hanno gonfiate così tanto che l'hanno fatto, capito? Per me a volte lì, Max, basta qualche voce per diffondere tutta una credenza. Sì, sì, come la Juve ruba, o comincia di quello che si sparge, la Juve ruba. È così, la stessa cosa dei Bermuda, non sembra, siamo come Bermuda. Noi siamo in terra della Bermuda. No, ma si vola sempre, è una tratta... Ma certo che c'è, oggi c'è basta un traffico aereo della Madonna, ma stiamo a scherzare. Cioè, ma su quell'area lì non dovrebbe più andare né a Ricci, né alle Bahamas. Ma devi fargli fare un giro largo all'aereo perché non per un passare lì, perché magari c'è. Ma che cazzo di tarea? E passeranno minimo 300-400 aerei al giorno lì. 300-400, non è che stavo a parlare. Poi ci stanno quelli che per risparmiare, Max, non fanno la tratta deviata. Voglio andare diretto per risparmiare, voglio passare sul triangolo del Bermuda. Certo. Cioè, io quando sono stato a Cuba sono passato proprio lì sul triangolo delle Bermude, sono passato proprio sopra. Perciò e qui, se succede qualcosa, non c'è sul cazzo. So. A meno che il comandante di porto stiamo per attraversare il triangolo delle Bermude. Si pregano i signori passeggeri di allacciare le loro ultime volontà. Che apriamo i portelli per lanciarvi tutti quanti. Ma è vero questo che dicono che è proibito passare sopra lì, ma io non ci credo. È proibito? E come perché fanno ad arrivare le palme? Non succedono più perché è proibito navigare e volare in quella zona. Ma non è vero. Non lo so, io non è vero. Così ha detto Mario con la Monaco. No, lui ha detto ma è vero, era una domanda, ma è vero? Oh, che... ma... capito. Ci sono passato io sopra le Bermuda, ci sono passato. No, però ha detto non succedono più perché è proibito navigare e volare su quella zona. Ma non è vero nulla, non succede più perché prima erano barchette del mare. Così ha scritto lui, guarda. Non succedono più perché è proibito navigare e volare. Io non lo so. No. È vietato. Ma chi si vola, si vola, ragazzi. Se Francesco è in grado di mettere questa mappa in evidenza. Se me la metti sotto, sì. Come si fa, Fra? Io non so un cazzo. Io so come te, sono un cazzo. Io non so un cazzo. Mi sa che devi cliccare su presenta e poi condividi schermo, mi pare. Sotto, dove disattiva audio, spegni videocamera, impostazioni. Impostazioni, devi andare su impostazioni. Se c'era, no, Luca, su presenta mi sa che devi andare a fianco a impostazioni. No, non me lo ricordo. Luca l'ha detto tante volte. Io non me lo ricordo. Tu Max, eccolo fra. Prova. Oh, sì, ce l'ho sotto. Ok. Allora, questo è il traffico. Aspetta, giornaliero. È il traffico giornaliero in America. Cioè, guardate. Allora, se vedete la mia freccetta, questo è il triangolo del Bermuda e quindi passano aerei nella zona. Non è proibito, è una bugia, perché questo è il traffico giornaliero statunitense, cioè al giorno. Guarda che macchia spaventosa di aerei che vola in ogni momento. Cioè, quando cade un aereo e tu vedi questa macchia qua, ti rendi conto che sì, l'incidente aereo fa clamore, fa notizia, però ragazzi ci sono migliaia di voli giornalieri e forse in America l'ultimo incidente è stato 3-4 anni fa, quindi parliamo di più di 1 milione di voli all'anno. Questa è la situazione Italia e l'Europa sopra, guarda quando in questo momento, ragazzi, io ho un'app, questa in questo momento. L'ho levata, mi pare, pure io c'avevo l'applicazione. E io quando volavo, non so se vi è mai capitato, ragazzi, io ho visto aerei passare proprio sotto di me, Ma io una cosa è chiara, io ho visto aerei passare proprio sotto il mio. Io volo finestrini, lo visti. Ho paura di volare, però bisogna essere corretti, onesti in base alle statistiche. È il mezzo di trasporto meno pericoloso in assoluto. Rapporto viaggi, voli e morte. Sai che non hai tutti i torti, Mattia? Purtroppo è così.
però io mi cago sotto e volo da 30 anni, 35. Sì, ma io dell'aereo non ho avuto mai paura, anche la prima volta che sono salito. Ma non è paura, è uno stato di ansia mia. No, parente. La prima volta chiaramente io sono salito nel 1900. Sì, si spegne il telefono, ultimamente mi sa che avevano trovato gli apparecchi che si schermavano, potete tenerlo anche acceso, mi sa. Io però per sicurezza lo sempre prima volta, ma no, io quando sono salito non c'erano nemmeno i telefonini, perché nell'88 i telefonini non esistono. No. Perciò. Io quando viaggio in aereo non mi cago sotto per il semplice motivo che, siccome ho viaggiato pochi in aereo in vita mia, per me è sempre una bella esperienza. Allora vedo il lato positivo, speriamo che vada sempre così. Sì, no, però qualche volta anche ora se sali ti dicono di spengerlo, su qualche aereo ti dicono di spengere il telefono, perché può darsi che potrebbe fare qualche... Sì, ti dicono spegni il telefono, anche se dicevano che ultimamente non te lo facevano spegnere più, ma... Io l'anno scorso, aspetta, l'ho spento. Sì, dicono di spegnerlo. Sì, sì, dicono penso ancora dicono di spegnerlo. Perché può avere delle, come si dice, delle cose... Ma guarda, rispondo da Alessandro Sorico, a proposito di quello che ha detto Mattia, mi ricollego anche a quello che ha detto Mattia, il fatto che l'aereo sia il mezzo più sicuro. Siamo stati invitati dagli amici a fare una crociera per la prossima estate. La crociera del Mediterraneo, la parte est Mediterraneo. Ragazzi, devo dire la verità, mi inquieta più dover fare magari questa crociera, non so perché, il fatto che possiamo avere un naufragio, l'acqua, che non andare in aereo. Non so, è una cosa naturale. Sanno nuotare, Antonio. No, sono nuotare. Sì, ma se caschi nel mezzo... C'è la mia figlia con me, sa nuotare, questa è per la bambina. Ma guarda, io adesso forse mi devo fare una crociera, forse il prossimo maggio mi devo fare una crociera, si organizza una crociera, vediamo. E il problema è che se tu caschi in mare, se tu rimedi qualcosa per rimanere appiccicato a qualcosa, penso che te può salvare, non è quello il problema. Se caschi con l'aereo... Una curiosità. Con l'aereo c'è poche possibili, con l'umicino. Sì, quella ha ragione Max, c'è più probabilità con la nave che con l'aereo. No, però mi guardi più, è come se io sentissi più frequente un incidente di nave che non aereo, capito? Cioè, poi mi devo trovare in mezzo a tutta questa acqua qui. Ti spiego, allora ti spiego, se sei in mezzo all'oceano Pacifico, proprio nel mezzo, o nell'Atlantico, mezzo proprio, allora dico... Nel Mediterraneo, Max. Però se caschi nel Mediterraneo o caschi in qualche mare così, è più facile che ti venga a chiappare subito. È già successo, non a me, dico gli elicotteri. Basta, l'importante è non prendere la nave, tu c'è sta Fonchettino lì, come cazzo si chiamava? Fonchettino, poverino. Schettino, ma quello mi sa che non fa più, mi sa che è uscito. Sangalera. L'hanno messo dentro, cazzo. No, ma mi sa, non so se è stato radiato poi proprio dall'albo dei. Ma è chiaro che dopo la sentenza è andato in galera, 8 anni hanno dato. Sì, mi sembrava fatto qualcosa del genere. Sì. La scontava la pena. Schettino, mi pare sta scontata la pena. Schettino, sì, sì. Schettino. Non so se scontava la pena perché in Italia, Max, lo sai che. Ma il sito Rai News. Se caso è stato dentro 5-6 mesi. Nel 2017, dopo essere stato condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio della Costa Concordia, nave da crociera di cui era comandante. Dal 2017 che sta carcerato, è scontato 16 anni. Perciò poi la buona condotta. Ma anche quando esce ormai, ma mai no, ma uscirà, ma io penso che fra un po' esce per buona condotta. Tra un paio d'anni lo fa. Ma anche se esce, Max, io non so se lui è stato radiato dalla professione, non so se è stato radiato. No, quello sicuro. Lì cos'è? C'è un albo nautico, non so come cazzo. Ma quello sicuro. Ma fare Bibbia, pensa, a star carcere delle Bibbia, pensa un po'. Lo prenderà a trovare, Max, quando va a Roma. Impegnata ai lavori socialmente utili all'interno della casa circondariale romana. Francesco Mattia, c'è una domanda per te. Beh, sicuramente la Giamaica non è un paese ricco, tant'è che c'è una grossa migrazione qui nel sud-est americano e anche nelle isole caraibiche. Un'isola... Però dicono che sia molto bella, sì, dicono che la gente è felice ugualmente. Che sì, si vive... sì, a forza di canne ti annienti. E quindi sicuramente sono felici, però non è un paese ricco assolutamente, anzi... Beh, hanno trovato il modo per essere felici, Mattia, bravi! Max, volevo farti una domanda, perché non me lo sono mai chiesto, ma tu, dove vivi tu, in quella isoletta, c'è un volo diretto dall'Italia o devi fare scalo in Spagna di solito? No, c'è un volo diretto. C'è un volo diretto dall'Italia? Stanno voli diretti dall'Italia, sì. Come si chiama l'aeroporto di dove vivi tu?
Ce ne stanno tre o quattro compagnie che fanno i voli diretti. No, l'aeroporto, ho detto l'aeroporto. Ah, da Roma, da Milano, da Pisa, da... No, tuo. Ah, Forteventura. Voli con aerea elica o a turbo? Allora, qui quando passi tra le isole c'è sta l'aerea elica, tra le isole, quel fai il... capito? È quello corto, grazie. Come io sono andato, quando è stata la settimana scorsa, sono stato a Tenerife, a Gran Canaria, ho preso l'aereo elica. E quanto cazzo ci hai messo, Max? Che mezz'ora? Una mezz'oretta buona, in poche parole, c'ho due posti, so quelli a Elica. Due posti. Ah, quindi ci sono i voli diretti per venire da te, certo. Minchia, voi, e te pensi che siamo nel Burundi? Qual è la compagnia che vola? Puoi prendere pare Ryanair, Wizzard, puoi prendere pare pure la oddio, non mi ricordo. Quindi se, con Ryanair, se non hai un grande bagaglio, non paghi un cavolo? No, io mi porto, guarda, quando mi devo portare bagaglio, porto il trolley, quando mi devo portare qualcosa, che devi pagarlo, perché lo paghi il trolley, quando stai poca roba, 15 euro, 20 euro, non mi ricordo quanto paghi. O se no lo zaino, proprio uno zainetto, che non paghi un cazzo. Ma io siccome porto il zainetto, non ci metto un cazzo dentro, perché a Roma c'ho tutta la roba, ho lasciato tutti i panni, tutto su, per tutte le volte devo fare i cambi, sai, mi portava, invece ho casa a Roma, quando arrivo a Roma c'ho tutto pronto, perciò io arrivo a Roma e c'ho già i cambi a Roma, i panni, i tagliette, tutto. Però prima stava sempre così, portavo... Scusate, siccome Alessandro Soligo dice, Francesco, ma che cazzo dici, ci vuole meno tempo... Quanto si dicono le cose, bisogna formarsi prima di parlare. Ma che cazzo sta dicendo? Ma che ho detto io? Allora, siccome a me mi fate girare i coglioni quando dite queste cacca, ma che ho detto io, Alessandro Soligo? Perché sai dove ti fanno cazzare? Perché non ti dicono il soggetto. Tu magari manco le ricordi che ho detto. Quindi quando sparo e ora lo mando fuori da coglioni, perché io non ho... Ma Alessandro è un bravo ragazzo, aspetta, no, Alessandro specifica. Antonio, ma io che ho detto ci vorrà una mezz'oretta dove vola lui, che cazzo ne so, ma perché viene a rompere i coglioni? Che hai detto, che hai detto mezz'oretta, come? Cioè, perché quando lui vola da un'isola a quell'altra, ho detto ci vorrà una mezz'oretta, così non lo so. Si è fatto il tour delle Canarie, ha fatto pure il video, io ho detto dove cazzo stai andando? Ma io che cazzo ne so, e questo qui viene a rompere i coglioni, scusa, io non... Ma perché quando la gente viene qui a scassare i coglioni? Io l'ho bannato e si attacca a coglioni. Perché Alessandro comunque è un ragazzo... Ma io scusa Antonio, ma che cazzo ho detto? Scusa. No, però è vero, è stato un po' brutale con te. Non ho capito, se avessi detto... Ho detto ci vorrà una mezza... Ecco, adesso è venuto il vero Soligo. Doveva essere uno scherzo quell'altro. Mi hanno riportato racconti, se vedi questi battaglie. Infatti mi sembrava strano che Alessandro... Ragazzi, questo è uno scherzo del nostro amico Hacker fa il bravo. Mi vengono a rompere i coglioni, dopo io avessi detto qualcosa, io ho detto solo ci vorrà una mezz'oretta, che ne so. Però veramente, ragazzi, questa storia che duplicano ci fa uscire fuori. È vero, veramente, ragazzi, c'è certi testi di cazzo, veramente, dopo... Tu, Max, una live di questi, se ti capita che io non ci sono, c'è il mio nome e ti mando a fare in culo, sono io, Max? È meglio, Alessandro, così almeno l'ho bannato, siamo a posto. Sì, infatti mi sembrava strano, perché Alessandro... Ma infatti anch'io, perché non... Ma io non è che avevo detto niente, avevo detto ci vorrà una mezz'oretta. No, ma infatti hai parlato poco o niente. questo è il solito... Questo qui viene a rompere i coglioni. Questo è il solito Giovanni Orsini. Cosa hai detto di tanto strano? Il solito Giovanni Orsini. Giovanni Orsini. Questo se l'ha pigliata con te, non ti molla più, fra. Non ti molla più. Ti ho difeso, Alessandro. Ho detto che non potevi essere tu. Cioè, mi sembrava strano, ho detto. Eppure, Alessandro... Ma io no, lì per lì non c'è neanche, mi sono messo a guardare la fotografia, Antonio, che cazzo ne so. Era la stessa, questo ha preso la fotografia di Ale e si è creato. Ma vedi, infatti io ho fatto bene che l'ho bannato, che non era lui. Hacker, fai il bravo, Hacker, non ci fai sti scherzi, eh. Allora, sono le 2:23, sarebbe l'1:23. Sono le 3:20, io vado a dormire, ragazzi. Allora, vado a dormire, ragazzi.
Io sono un fuori classe, mi devo svegliare presto e sto ancora qua, perché non c'ho sonno. Neanche mi fermo. No, io mi vado a spiaggia sul letto. A coricare, va a fare i campionati del mondo, Max. Vado a allenarmi perché c'ho il campionato. Stai lavorando per i materassi, ma c'è il mondiale fra qualche mese in Lettonia, capito? Allora ti devi allenare, vai. Questo mondiale è da tanto tempo che si aspetta. Già hanno praticato quattro mondiali, ma sempre in Lettonia si fanno, sempre in Lettonia. Ultimamente non mi sembri molto preparato, Max, devi andare a allenare meglio. Guarda, mi devo allenare bene, infatti. Mi devo veramente allenare molto di più, cazzo. Perché vincere può essere facile, ma confermarsi è difficile. Vincere è facile, ma confermarsi è ancora più difficile. Purtroppo è vero. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. Buonanotte. Max, buonanotte. Se vendemmi alla prossima, se vendemmi. Francesco, vado pure io perché è tardi veramente. Sì, per voi è tardissimo, ragazzi. Io ti ringrazio, Francesco. Ci vediamo alla prossima. Che mi devi ringraziare. A me stasera mi è preso così, ho fatto la live. Vi lascio, perché mi hai ospitato. Io ringrazio sempre, ne faccio pochissime. Francesco, è il mio modo. Io, se tu noti, in tutte le live ringrazio sempre il padrone del canale. Francesco, vi lascio tra voi americani, va bene? Il francese adesso magna, ragazzi, lo dico io. Ciao Mattia, ciao ragazzi, buona serata a voi. Ciao Antonio, ciao Belli, ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Siete sempre ospiti nel mio agroturismo. Siete sempre ospiti nel mio agriturismo, sì, Giovanni Orci. Ah, è tornato. No, non lo so se è lui, ma non credo perché. No. Io l'avevo bannato, perciò. È un altro fake, sicuramente. È che non riesco a tracciarlo, ma secondo me è un nuovo nickname questo. Sì, è un altro fake. Ma vedi, se dici così io non lo bano, mi porto una sega. L'importante è che non rompe i coglioni. Perché non è lui sicuramente che l'ho bannato, perciò è un fake anche questo. Sì, ma lo so, Roberto, sai niente. Sarà hacker che si diverte, esatto. Maledetto. Vabbè, io domani lavoro, ragazzi. Lavori te domani, Mattia? Certo, lavoro, però lavoro alle 5.45, quindi ancora un po' di tempo. La pomeriggio o la mattina? Alle 5.45 del pomeriggio. Allora sì, no, io la mattina parto alle 6:30 mi alzo, 6:30, 7, poi alle 8 parto. Vabbè, allora, Fra, chiudi la live. Io infatti ora la chiudo perché me ne vado. Io magari mi farò mezz'oretta, per chi è in ascolto, apro una live. Apri, io ti seguo. Ora, guarda. Io volevo fare una live un po' strana, vediamo se siamo in grado. Ti seguo col telefonino, semmai, che ora io vado a letto, Quando vado a letto guardo il telefonino, ma però non entro. Sarà una live trash opportunamente aperta a un orario tardo. E entrerò solo se viene una persona, guarda. Io voglio Batman. Anche tu? Adesso se Batman... Se entra Batman, cazzo, torno anch'io, guarda. Se Batman ci sei, apro la live. Se ci sei, metti un colpo. Vai. Io la chiudo, se vi vedo che c'è Batman, entro, se no. Sì. Ok, ciao. Ciao Fra, intanto cucino i fagioli all'uccelletto. Ok, ciao. Ciao.